Eccoci, siamo live, ragazzi. Credo. In teoria. Ciao a tutti. Sì, secondo me sì. Salutiamo, salutiamo. Ciao Fabio, ciao Giorgio, grazie di essere qua. Come state? Bene, tutto bene, tutto bene. Tutto ok, Carichi? No, grazie a te dell'invito. grazie a voi. Io volevo. Era da un po' che volevo studiare un po' Quick. Ne abbiamo parlato con altri ragazzi della mia community, abbiamo visto qualcosina. E pensare adesso di poterlo vedere con due persone come voi che contribuite già a Quick in un modo o in un altro, adesso vi Lui, introduco anche però. un minimo, tutti e due veramente per me è un grande grande piacere. Stasera il tema è Quick, è inutile nasconderlo, ormai penso lo sappiano tutti. E dunque vi faccio una brevissima introduzione, anche se praticamente non serve presentare né uno né l'altro, ma vi introduco. E poi passiamo subito all'argomento della serata perché ho un sacco di domande e sono curiosissimo di sapere da voi che siete dentro un po' questo nuovo framework, diciamo l'ennesimo, ma va bene, non bastano mai. Allora, Fabio Biondi, vabbè, io lo introduco, ma anche qua in questo caso è inutile, uno dei pilastri della formazione front-end in Italia. Google Developer Expert di Angular, giusto? Microsoft MVP e soprattutto in realtà ci interessa è contributor nell'ecosistema Quick. Non sbaglio in Quick UI, giusto? Esatto, stavo per dire questo. Su Quick ho fatto proprio due pull request sulla documentazione, Ah, bisognerebbe fare un cavolo. po' di più. Va bene, però hai già messo le Ho mani, messo un quindi. piedino dentro, dai, ecco, diciamo Quindi così. top, non male. E poi invece Giorgio, full stack developer, ormai speaker, ormai di fama perché fa veramente un sacco di talk, e anche in questo caso soprattutto core maintainer di Quick, dico giusto? Sì, sono Ammazza, super è affiliato il a Quick. bollino, Sì, è il sì, sì, sì. bollino. Il bollino. E sì, effettivamente è un po' da qualche mese ormai che ho la possibilità di chiudere le PR nel repository di Wow. Quick e quindi dai, è abbastanza interessante poter poi anche partecipare a certe discussioni, cercare di capire un po' cosa ci sta dietro ad un L'evoluzione, framework. sì. E tu sei, se non sbaglio, ho sentito un sacco di tuoi talk quasi dall'inizio, nel senso, Sì, è molto hai bello il modo in detto. cui sei entrato in contatto con i Quick, non so se vuoi velocemente. Sì, volentieri, volentieri. E effettivamente, praticamente dall'inizio, ho avuto la fortuna, essendo speaker, di partecipare a una conferenza dove c'era anche l'autore del framework e che per la prima volta lo stava un po' mostrando al pubblico e quindi poi era molto gasato dalla cosa e nella sala speaker, perché solitamente nelle conferenze ci sono queste sale speaker dove diciamo, sono posti un po' riservati dove stanno gli speaker a finire solitamente le slide e Esatto. a chiacchierare. E mi ha mostrato, ho avuto una demo privata di Quick e poi alla fine mi ha chiesto se volevo aiutarlo, perché effettivamente era in cerca di persone che credessero nella sua idea e potessero aiutarlo. Così da lì ho iniziato piano piano, abbiamo acquistato fiducia reciprocamente. E quindi poi adesso stiamo proseguendo. Beh, figo. Che Tra versione era? La l'altro, 01? era la 013, credo. Wow, ok. Io 012, vorrei 013. aggiungere Sì, solo che la persona di cui stiamo parlando è Misko Every, ovvero l'autore di questo qua dietro, cioè tipo il mio idolo, colui che quella. mi ha fatto pagare le fatture per anni. Sì. Devo Vabbè, lirlo. vabbè. No, tra l'altro è molto bello anche perché poi la prossima conferenza che ci sarà a ottobre, Code Motion, ho la possibilità di dividere il palco con lui, quindi faremo un talk assieme. Oh E quindi è figo, figo wow, anche per quello. bellissimo, Cioè, alla fine siamo infatti. diventati amici, non ci sentiamo, diciamo, tutti i giorni, ma siamo abbastanza amici, diciamo. Eh beh, È direi figo. una bella esperienza. Non male che il creatore di Angular ti chieda aiuto sul suo progetto. Deve essere un bel momento. Bello, grande, grande. Salutiamo tutti i ragazzi, siamo in live congiunta su YouTube e Twitch. Non so se si può dire, so che le due È ormai andata. piattaforme ormai è andata, Ormai è una stato delle detto. due sta per tirarci giù.
Pazienza. Salutiamo tutti, ovunque voi siate. Ok, quindi bello, grazie di nuovo per essere qua perché veramente è come parlare. Ah, c'è anche Adriano, Adriano che avrà già un'opinione su Quick, lo scopriremo prossimamente. No, scherzo. Io parto con una domanda semplice, ma che molti si fanno che magari non hanno ancora messo le mani. Anzi, sono due. La prima domanda sarebbe che cos'è Quick, ma così penso che un po' sappiamo di cosa parliamo, ma anche perché Quick? Perché comunque è sì l'ennesimo framework, ma in realtà è una bomba di novità e fa delle robe in maniera completamente diversa. Quindi se volete. Tu l'avrai Dirci, detto, Giorgio, scegliete voi. l'avrei detto già, penso, un milione di volte, Giorgio, questo discorso ultimamente. Sì. Vuoi andare tu o Ma vado guarda, se io? vuoi, io posso dirti un Ah. paio di considerazioni che tu puoi integrare o correggere, casomai, no? Vai, Che diciamo che io inizialmente non ero molto convinto. E tra l'altro, dentro qui che mi ha fatto interessante. entrare Giorgio, ovviamente, dentro questo mondo. Quindi è stato lui che ha detto: fai, uno giorno sei venuto qui, se non sbaglio, di persona. Sì. Siamo A beccati, fa, dai, facciamo una. prenderti. No, no, abbiamo mangiato una roba e mi fa, dai, facciamo una PR al volo, una roba del genere, no? E così, e lì ho fatto la prima PR con lui e da lì ho Wow. preso un po' di coraggio a farne qualcosina in più, ho creato i primi componentini, ma magari ne parliamo dopo. No, in Yes. realtà all'inizio non ero molto convinto perché in realtà lo vedevo tanto immaturo, glielo dicevo sempre anche a Giorgio, no? Ma sta roba manca, non ci sono le children API che mi farebbero comodo, no? Ogni componente, questa cosa non capisco e non va. Poi alcuni bug anche trovati per strada mentre sviluppavamo quel Certamente. QI, no? Comportamenti strani del lifecycle, mi ricordo, dello use task, altre cosine del genere, allora non ero tanto convinto, no? Però poi ho iniziato anche a capire quali potevano essere i vantaggi. In realtà i veri vantaggi li si notano nel momento in cui devi sfruttare effettivamente la parte di server-side rendering, hydration e così via, perché se sviluppiamo software, ci va cioè single page application, ci va benissimo anche un Angular, un React e via dicendo. Però c'è tutto il sistema di hydration che è nettamente migliorato, quello che viene chiamato resumability, no? Che è un po' la chiave, no? Del tutto, Yes. che va a migliorare in realtà tutto quel processo. E questo processo in realtà si tratta di più fasi, nel senso che uno è che il problema dell'hydration in generale è che quando viene idratato la parte JavaScript, viene renderizzato, scusami, quando viene renderizzato il template lato server, Sì. dopo lato client bisogna rifare la stessa Lo operazione. stesso Dimmi se lavoro, dico sì. cavolate, Giorgio. E quindi alla fin fine ed è lì che anche a volte nascono i problemi di riconciliazione tra il server e il front, per esempio, se c'è un orologio, se ci sono alcune parti dinamiche dove effettivamente a volte si hanno anche degli errori nel suo terminale che dice guarda che non matchano client e server, mentre in Quick si riesce a fare un resume, no? Quindi mette in pausa quello che è stato renderizzato sul server e lo riprende poi nel client, no? Questo, correggimi Giorgio se ho detto qualche inesattezza. Sì, provo un attimo a rispiegare il tutto. Allora, con le single page Grazie. senza Senza offesa. offesa, ma rispiego tutto. Rispiego tutto, magari rispiegandolo si rafforza quello che hai detto tu. No, Vai, vai, praticamente tranquillo. single page application, tu lanci la tua pagina e c'hai pochi script JavaScript dentro l'HTML e aspetti fino a che non viene caricato questo JavaScript, quindi vedi una pagina bianca. E quindi la single page application è caratterizzata da questa pagina bianca che tu aspetti, magari se devi fare anche delle chiamate per leggere la configurazione, vedi questa pagina bianca fino a che poi non si carica tutto. Allora, per ovviare a questa cosa hanno detto, ok, facciamo server-side rendering, cioè ti prepariamo l'HTML lato server e lo spediamo al browser, così tu non vedi più la pagina bianca, ma vedi uno snapshot Però questo dico non è dell'applicazione. la caratteristica di io ero dato già il dunque, no? Questo l'avevamo già da anni, nel senso server Sì, side rendering. Quindi ho sì, dato per scontato che uno sapesse cosa fosse, insomma, quindi sì. Ok, ok. io sono Ci partito sta, un ci velo più sta. indietro. Vai, vai, va bene tutto. Quindi parte uno snapshot, cioè ti mostra lo snapshot, quindi non vedi più la pagina bianca. Però dietro le quinte per agganciare i listener, quindi far sì che i bottoni funzionino, far sì che gli scroll, tutti gli eventi funzionino, c'è bisogno che venga rieseguito la logica che ha prodotto quello snapshot. E questa è l'hydration, quindi viene riutilizzato il JavaScript, quindi viene di nuovo riscaricato per agganciare
andare ad agganciare questi famosi listener, perché questi listener non possono essere spediti dal server al browser, non possono essere serializzati. Quindi la fase di serializzazione è proprio quella che fa passare il contesto tra server e client. Con Quick è diverso, nel senso che si spedisce sempre questo snapshot, soltanto che all'interno dello snapshot stesso ci sono alcune informazioni, quindi l'HTML è un po' arricchito con alcuni attributi che gli permette di evitare l'hydration, quindi evitare di scaricarsi tutto il JavaScript per agganciare i listener. Quindi di fatto è più rapido e permette di avere dei risultati di performance e Core Web Vitals, che sono le metriche che Google ha deciso come importanti per dire ok, la tua applicazione è buona e ottimali, perché alla fine spedisci HTML e basta, senza JavaScript. Sì. Però questo è un altro lato, cioè della medaglia, nel senso Misco, infatti questa cosa che ho riferito in realtà l'ho presa da alcune interviste di Misco, cioè il fatto anche che non si debba rifare del lavoro su client, no? Anche che in realtà per il render dell'HTML, che, cioè nel senso sono due cosine diverse, o no? O sbaglio, oppure ho capito male io, cioè il fatto che si renderizza sul server e lo stesso lavoro deve essere rifatto sul client, no? Per ricreare la parte. Allora, il stesso lavoro deve essere fatto sul client per ricreare con l'hydration, è un lavoro, un'esecuzione, diciamo, di risorse, uno spreco di risorse che con Quick non è necessario. Esatto, esatto. Ok. Ok, io faccio l'ignorante che prova a capire se ha capito, ne approfitto, scusate ragazzi. Quindi, abbiamo detto, l'hydration, il fatto quindi di dover rirendere dinamica la nostra pagina dopo che l'HTML arriva sul client, e questo è come era prima. Mm-hmm. Con Quick, io anche facendo un po', giocandoci un po', visto che arriva comunque l'HTML con questi, per esempio gli on click, comunque tutto viene serializzato in maniera molto particolare. Quindi mi arriva questo HTML, tutto viene visualizzato, non viene rifatto una hydration, quindi non viene ricostruita l'applicazione lato client, corretto? Sì. Passatemi anche dei termini. Sì, sì. Ora, quello che ho visto, il punto che anche vorrei capire con voi se ho capito bene, è in quel momento viene caricato questo quick loader che fa da event listener globale su tutta l'applicazione e poi ascolta tutti gli eventi? Sì, allora Quick Loader è un kilobyte di JavaScript che è messo in line nella pagina HTML, quindi quello effettivamente viene eseguito come JavaScript, e verso la fine del Quick Loader, adesso è minificato, però se si va a vedere il codice sorgente del Quick Loader, aggancia due event listener, uno all'oggetto window e uno all'oggetto document. Questi due oggetti, per forza di cose, siccome c'è il bubbling degli eventi, quindi quando io clicco su un bottone, se non il bottone non cattura lui l'evento, va sul parent. Dopo va sul parent fino a che non arriva all'oggetto più esterno, che è document. Questo document cattura l'evento, però ha possibilità di vedere chi è stato il target del click, in questo caso, e quindi riesce a riconciliare tutto e far ripartire poi gli eventi. Ok, e questo qua è performante, cioè ovviamente io faccio una domanda stupida, questo è più performante? Sì, perché alla fine quando lui dice ok, il click è stato sul bottone, va a vedere nell'HTML il nodo del bottone, lì abbiamo un attributo che durante la fase di build è stato aggiunto per noi dal processo di build di Quick, che si chiama on click. Quando vado a prendere quell'attributo lì, vado a prendere il valore di questo attributo, e il valore è il JavaScript necessario per eseguire, per rendere interattiva la pagina. Quindi se è un counter, è il codice che permette di aumentare il contatore. Ok. Quindi lui in questo modo riesce ad utilizzare e a eseguire solo il codice necessario per quel bottone.
Ok, allora adesso perché poi io ho un po' visto, un po' sto ascoltando, però magari sarebbe bello far vedere qualcosa. Secondo te, Fabio, magari dopo, abbiamo qualche strumento o hai qualche strumento, questa sorpresa, che potrebbe aiutare a far vedere alla gente mentre spieghiamo? Una domanda. Domanda Così retorica, una ecco. domanda a caso. Ma se vogliamo provarlo, sì, Vogliamo potrebbe provarlo? esplodere. Ti Possiamo lascio, provarlo. guarda, ti lascio. Ma sì, proviamo, proviamo. Ok. È un ritorno ai vecchi tempi, perché qui su Twitch, da parte mia su Twitch, in realtà ero abituato alle notte fonda a fare i quiz a premi, no? E allora sto sviluppando il mio tool. Il problema è che è ancora troppo presto per andare in live, no, con questa cosa. Però E quindi proviamolo. Al andiamo limite, in live. ho Sì. bisogno di statistiche sul server per vedere quanto consuma. E tra l'altro, il backend scritto in. Noi abbiamo scritto noi in realtà. Usiamo CMS Headless in Go, quindi consuma poco, ma vogliamo vedere effettivamente se consuma così poco come, se, come, come dicono. Per adesso sembra di sì. E allora mi serve un po' di gente, quindi vediamo un po'. Allora, Vai, sì. serve carico. Allora, perché lì ho fatto un po' di domandine in realtà. Per le quali diciamo che o uno usa Quick o probabilmente non sa la risposta, però come hai detto bene tu, può essere una cosa simpatica per poi subito Sì. dopo la domanda andare a dare qualche spiegazione. Vediamo un po', datemi un secondino che condivido tutto. Ah, io provo per non perdere nel Vai. frattempo a portare una domanda che ho visto prima. Così, un po' estemporanea, però nel frattempo. Qui che è diventata abbastanza solido per progetti grandi. Ok, vado io. Progetti grandi, alla fine penso di sì, nel senso che la versione 1.0 è stata rilasciata ormai da aprile, quindi le API non cambiano dall'oggi al domani. Io mi sono trovato a sviluppare dei progetti proprio dalla versione 0.12, 0.12, 0.13 e da una settimana all'altra mi cambiavano le API. Ecco, questo non fa bene ad un progetto grande. Certo. Detto che comunque la sintassi è molto simile a quella che può essere un Next.js, quindi anche lato rischio di investire su Quick per avere appunto il vantaggio delle performance è risicato, nel senso che se un domani comunque ci fossero, ci dovesse essere qualsiasi problema, anche se non ne vedo la possibilità, comunque, anche se ci dovesse essere per qualsiasi modalità un problema, uno può eventualmente migrare a Next, ma alla fine penso che sia molto, molto solido per progetti grandi. Tra l'altro, un'azienda in Svezia, se non sbaglio, ha basato tutti i suoi sviluppi ormai da un anno a questa parte, ed è un'azienda medicale su Ok. Quick e ne sta vedendo i vantaggi. Quindi è tutto un sistema di prenotazioni sia da parte degli ospedali, ma anche da parte degli utenti finali, basato su Quick. Top. Beh, poi ci sta anche. Ci sta che sia anche un po' una scommessa, anche recente, quindi. Sì, però diciamo anche Però è solido. l'ancora di Certo. salvaggio che uno può magari spendersi con magari dei manager che. Sono magari restii al cambiamento, non è male anche come cosa. Sì, che poi non abbiamo detto una cosa, il perché. Perché serviva Sì, perché tutto ciò? No, alla Quick, bravo. fine, che poi alla fine il motivo è lo stesso per cui ci serve Next e via dicendo, no? Nel senso che abbiamo SEO. Maggiori performance, come diceva anche no, Giorgio, quindi Core Web Vital poi si trasformano in punteggi più alti, quindi allora, vuol dire anche più prestazioni sul sito. Sono delle belle slide nella Quick School, no? Si chiama, se non sbaglio, Giorgio, no? La serie di video che hanno fatto lui e Misko Shai, dove mostrano un po' di dati anche tra cui per le percentuali di conversione, no? Quindi un tot di ritardo nel caricamento della pagina implica tot perdita di clienti, no? Su mobile, se è più lento, ne perdi quasi il 100%, cioè la metà, e così via, no? Quindi, bene o male, il tutto è per accelerare il più possibile il rendering, no? Certo. La tua pagina, no? Giusto visto che abbiamo fatto una piccola premessa, mi sembrava anche giusto dire, insomma, Sì, no, no, come può essere hai utile. fatto bene, anche perché ho letto un bell'articolo su Builder.io, in cui
si facevano appunto analisi di performance sui vital su 7 framework per far Ah, vedere che era lì che Quick faceva bel un bel lavoro. boost. Quello poi cerchiamo di mettere i link, poi cercherò di recuperare tutto e metterò poi vari link in descrizione. Bene, abbiamo una session davanti adesso con 25 Esatto. utenti. E qua, esatto, potete collegarvi o col QR code o su questo link, se volete digitarlo, e un quizzettino. Il su mobile, così adesso do giusto un paio di spunti. Su mobile sì, avrete, o anche in realtà su desktop, la scelta della simple view o della full view. In poche parole, a simple view vedete solo ABCD e via dicendo, dovete leggere sullo schermo, insomma, sul nostro schermo, quali sono le domande, oppure la full view che io consiglio solo però per chi ha un desktop, insomma, perché rivedrete le domande e tutte le risposte. C'è Quindi proprio la potete. modalità telecomando con Esatto, le lettere, figo. esatto. Però in realtà, appunto, se uno è a casa, magari o c'è uno che vuole fare un'interview a qualcuno in real time, no? Magari hanno due computer, quindi uno rivede praticamente la stessa schermata che vedremo adesso con domande, risposte e via dicendo. Come dicevo, potrebbe tutto esplodere. Ero fin sto pomeriggio a incazzato nero a sistemare bug, e quindi il test che ho fatto sono due prove online. Dovrebbe andare, però sicuramente ci sarà qualche problema Va grafico anche bene, ma e via sì, dicendo. va bene. Anzi, il bello è quello. Io Siamo qua apposta. ho una domanda, Fabio. Perché l'hai Certo. fatto con Angular? Ma tu pensa che ho ancora il repository che si chiama, che l'avevo creato quiz con la QWIZ, perché pensavo di farlo in quick, perché avevo, sai perché? Perché ho dovuto svilupparlo in 15 giorni e quindi avevo fretta, 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 avevo bisogno di forme, altre cosine, andavo velocissimo, mi faceva comodo il CDK di Material per tutta la parte di popover, altre cosine che so che è stabile, devo andare più in fretta possibile. Cioè, lo devo usare nelle conferenze prossime. Quindi siamo qui da Giuppi per sperimentare questa cosa. Vai. Allora, io direi che se vi siete loggati, avete messo il vostro nick, tra l'altro, adesso se qualcuno entra dopo, lascerò il QR code un attimino anche visibile ancora, così uno può collegarsi anche successivamente. Direi che possiamo partire. Ah, innanzitutto c'è un premio. C'è un premio, faccio anche pubblicità, questa foto fa abbastanza schifo, lo Wow. so, una sedia, chi vince, quindi i vincitori sono chi risponde più in fretta, ma soprattutto il numero di domande corretto, vince i miei bellissimi gadget, e quindi bellissimi per Top. me, però, e quindi gli spedisco questa cosa. Ma non solo, in realtà questo lo vincerà il secondo, visto che sono un marchettaro, perdonami, il secondo posto, il primo vincerà il mio nuovo corso, scusatemi se approfitto. Vai, 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 è un Il bel premio, cavolo. corso vince il corso su Cypress, o in realtà un'altra scelta se preferisce dal catalogo. E quindi, fatta la mia marchetta, la prossima è la slide giusta, spero. Non ho aggiunto altre cose di marchettare. Eccola qua. Posso magari zoomare un pochino, e praticamente qua iniziamo con le domandine semplici. In realtà questa abbiamo anche già più o meno risposto prima, no? Qual è il nome del nuovo sistema di hydration, chiamiamolo così, la nuova strategia introdotta in Quick. E Giorgio, in realtà, a questo punto ci può ridire qualcosa oppure no? Tanto alla fin fine vinceranno chi risponde per primo, no? Insomma, quindi a questo punto. Avrà già risposto. Sì, Esatto. allora avevamo parlato della resumability, che è il nuovo modello mentale che utilizza Quick proprio per venire a capo del problema che appunto bisogna riconciliare la nostra applicazione e riagganciare i listener. Quindi abbiamo detto che questo è, diciamo, il superpotere di Quick. Esatto, vediamo se la gente l'ha capito. Sì, dai. Direi abbastanza. E la risposta giusta, così provo queste cose qua, intanto si inceppavano, vediamo se abbiamo sistemato tutto. In teoria anche gli altri, chi ha votato, solo chi ha votato dovrebbe vedere anche sul suo device la risposta giusta e se ha sbagliato o meno. Quindi Se direi. vogliamo, prima di andare avanti, se vogliamo parlare della partial hydration, visto che tu sei un amante di Astro, potresti dirci qualcosina in più? Sì, no, sì, una l'ho inventata, Hydrability qua, Hydrability. In realtà, beh sì, c'è Astro che è un altro prodotto, secondo me, prodottone, bellissimo, sono innamorato, tutto il mio blog, il mio sito nuovo è in Astro 1, tra l'altro ho paura a migrare alla 3, ormai siamo arrivati, sarò disperato quando dovrò fare questa migrazione. E, no, è bellissimo, tu intendi, immagino, anche l'architettura isole, no, Giorgio, che è simpatico. Astro in realtà, un altro frame, un altro, no? Non se l'hai mai usato tu, Giuppi?
Hai visto No, quel cavolo? io no, volevamo farci una live, quindi vi inviteremo di nuovo. Di nuovo. Occhio a quello che dite, che qua sono inviti che partono. No, è fantastico perché secondo me rimane uno probabilmente se non forse il più performante tra tutti, ma in realtà il motivo Ho è visto che ha dei che lui numeri renderizza pazzeschi. pagine statiche, non reattive, no? Usa JSX, anzi un JSX-like, che però non è reattivo, no? Quindi non puoi metterci un on-click, no? Per capirci. Quindi devi farlo in vanilla JavaScript, al limite sotto il componente ci butti uno script document, getElement, alla vecchia maniera. Alla vecchia maniera. Oppure no, andare introduce il concetto di isola che permette di integrare, se avrai visto questa è la sua chicca, no? Di integrare un React, uno componente Svelte, eccetera. Solo che al contrario di Quick, non, io adesso un po' in realtà che non aggiorno, ma non penso che abbiano cambiato questa cosa. C'è ancora il Quickify, no, Giorgio, di React. Esatto, in Quick bisogna quickifizzare il componente React, quindi wrapparlo semplicemente, mentre in Astro è molto bello il fatto che un componente Svelte, Astro e sì, Svelte, Vue, Angular adesso anche, React e così via, lo importo e lo uso come se fosse nativo. E sia nei Markdown, perché comunque Astro, anche Quick, eccetera, permettono, no, di scrivere Markdown, renderizzare HTML, sia poi nel JSX. Ed è molto bello. E questi innesti, questi componenti, no, vengono caricati tramite la partial hydration in un'architettura chiamata isole, che permette semplicemente di andare a caricare parzialmente il JavaScript necessario per quel componente quando serve. Quando serve vuol dire o all'avvio della pagina o con una priorità più bassa o allo scroll della viewport, quindi quando scrolli, tac, ti idrata subito quella parte di codice, o addirittura con media query, quindi no, magari su mobile qualcosa da mostrare, in Bello. altri Ma casi questo no. serve come Adesso service non rendering, però, suppongo. questo Dico anche sempre un sulla service rendering che. static generation anche Sì, sia certo. SSG che SSR alla fin fine lui renderizza la parte HTML nuda e cruda statica, ti L'emitter mostra i contenuti client. nel più breve tempo possibile e quando serve ti carica le parti di JavaScript Interessante. necessarie. Però ad Astro di per sé non serve JavaScript, la cosa fighissima è che Astro ti carica una pagina HTML, zero JavaScript. Poi, se ti serve altra cosa, te lo butta lì. Però Ma la live su infatti, qui avevo visto volevo esaltare dico un po'. solo questo perché poi Astro non lo conosco, ma avevo visto che nell'analisi di performance era quello che aveva il caricamento praticamente uguale a Quick, mi sembra il First Contentful Paint, se non sbaglio, però non aveva il caricamento, tra virgolette, della parte JavaScript. E ora ho capito perché. Sì. Tra l'altro c'è. Ma io ho Ah, scusami. due cose da dire. Allora, una è che prossimamente verrà integrato anche Quick all'interno di Astro. Ho visto qualche new, ho visto qualche movimento. Ci stiamo lavorando io e un altro Top. ragazzo. E effettivamente tu puoi integrare, come ha detto Fabio, componenti Angular, Vue, React. E poi c'è un'estensione che devi mettere dentro a Vite, che ti permette poi di anche buildare questi Eh sì. componenti. E quindi noi stiamo facendo quella per Quick. E poi volevo chiedere una cosa a Fabio, cioè se tu hai più isole, poi devi comunicare tra di loro, con Quick lo puoi fare con le API native di Quick. Con Ah, quindi state Astro mi sa che devi fare tipo un manager agnostico, uno state manager tipo nano, anche un con qualche zustand. stand, esatto. Quindi devi mettere uno state manager esterno per permettere alle due isole di dialogare, diciamo. Sì, esatto. Beh, diciamo che comunque Astro non nasce, visto che anche c'era un ragazzo che diceva tutto molto bello, no? Ma perché, no? E alla fine, non so se viene da YouTube, esatto. Beh, in realtà in Astro, se ci devo dire la verità, che io lo userei solo per sviluppare content più o meno statico, no? Quindi non devo, non, diciamo, mi immagino poche interazioni tra le parti, no? Qui che lo vedo in realtà proprio un replacement anche di un React, un Angular, e via dicendo, Astro non lo vedo tale. Cioè io in Astro ci svilupperei blog, magazine, robe così e non Più l'applicazione, insomma, sarebbe da statici. matti. Quindi sì. E se bisogna mettere un Google Tag Manager su Astro, come puoi fare? Poi, a parte che non uso Google Tag Manager, perdonami Vabbè. questa cosa, però in realtà uno script esterno, intendi, dici? Sì, uno script per Piazziamo tracciare nella. magari. Piazziamo nella, lo puoi piazzare nell'HTML o in un componente, in un tag script sotto, visto che tanto tutti i componenti hanno il tag script, lo butti lì e Magnifico. te lo carica global, poi nella pagina lo trovi come un tag script e funziona normalmente. Proprio Ok, la vecchia, un po' la vecchia maniera, dai, sì. diciamo così. Infatti, Ok. infatti.
E quindi no, ecco, anche quello è un bel prodotto, onestamente, anche Astro. Anche Astro. Detto questo, a questo punto, vediamo chi è primo, vediamo così, vedo la classifica per la prima volta con la colonna di destra che ho dovuto fare tipo a scatola chiusa. Sembra... Ah, già vedi che il bug, 5 Polliog e 5 anche su, in realtà è il sesto, ho sbagliato il numero, c'era poco da fare. Comunque, è tutto un programma, è il primo XXX, che non so chi sia, ma con un punto e 0 secondi, non so come. È dubbio, 0 secondi. È bello perché vedo dei ragazzi con cui guardavamo Quick per la prossima volta, tipo oggi, e sono già in classifica, dagli ragazzi. Grandi. Vediamo se tutto funziona il cambio di pagina, che ho un po' di dubbi su una cosa, però... Eccolo qua, questa è una bellissima slide. Vabbè, e qua anche possiamo... Infatti ho messo 30 secondi, possiamo andare veloci. Io direi che Misco, ne ha già parlato prima Giorgio, è un grande... Cioè, anche una cosa che dicevo prima su qui, che era... Cavolo, stiamo parlando di un framework che nasce dalla storia di un altro framework che ha fatto, scusate il gioco di parole, la storia, che è Angular, quindi si presume che abbia le capacità anche di valutare cosa si poteva migliorare, cosa si potrebbe evitare, no? Tutti gli errori commessi nel passato, tenendo conto che ha sviluppato AngularJS prima, Angular poi, insomma, certo. Esperienza ne ha. E chissà chi era? Io ho una chicca da spoilerarvi, cioè da condividervi su proprio AngularJS e Angular, quella versione dopo. Vai. Tutti sanno che alla fine tra AngularJS e Angular quello dopo è cambiato tutto praticamente. E una delle cose che Nisco diceva, che lui, che quindi il creatore del framework, diceva che si sono pentiti poi in retrospettiva, hanno fatto una retrospettiva all'interno di Google, si sono pentiti molto perché erano partiti con sistemare... AngularJS era stato fatto come un prototipo e si sono pentiti perché dopo loro volevano sistemare una piccola cosettina, poi si sono fatti prendere la mano e hanno detto sistemiamo anche questo, ma sistemiamo anche questo, questo e questo, e alla fine si sono trovati con una cosa totalmente diversa che alla fine hanno deciso di... cioè la community l'ha visto come, diciamo, un cambiamento epocale, e questo ha dato un po' il fianco anche a React, che fatalità è arrivato proprio nel periodo di cambiamento, e quindi molti sono passati poi a React. Sì, penso il danno d'immagine forse più che... Cioè, hanno detto proprio che da una piccola cosa, ha detto vabbè, ma sistemiamo anche questo, e alla fine le API erano alla lunga, le hanno cambiate praticamente tutte, comunque un nuovo framework da imparare. Certo. Sì. Sì. Bello, immagino che in un weekend sono tornati in ufficio lunedì, hanno trovato tutti ancora dentro, dicendo abbiamo toccato un po' di cose. Sì. Giusto quelle due cose. Bene, tanto qualcuno c'è beta testing, vedo. Sì, infatti sfrutto. Scusami se sfrutto la live anche per questo, ma no, tanto abbiamo Giorgione che ne sa del suo. No, dicevo che qualcuno non si può votare in realtà, a parte che c'è questo è uno di baghettini, ma quando il tempo è scaduto rimane la schermata, devo mettere un avvisetto, insomma, un avviso che non si può più votare, ma il tempo è scaduto. E potete anche aprire la console, protetto tutto il lato server, quindi è solo la UI che bisogna ancora sistemare. Andiamo avanti. Allora, questo qua, invece, qua non abbiamo parlato in realtà, però vabbè, è un'occasione per parlare di stato, no? A questo punto, aspettate che tolgo il QR code. In poche parole, questo è uno script simile a un componente React, no? Se ci pensi, parlo con te, Giuppi, no? Che magari è inutile che lo dica Giorgio. E c'è uno stato con useStore inizializzato a punto con un count a 0. All'on click vogliamo incrementare questo counter, no? E sotto, come vedi, lo andiamo a utilizzare. Non è che cambi molto, no? In realtà da React, no? Cioè si capisce, certo. Insomma, no? Cosa fa. Sì. Qual è la sintassi corretta? Tanto ci vuoi dire qualcosa, Giorgio? Chiedo io, ti rubo questa domanda, Giuppi, sul dollaro qua, con click dollaro. Ah, sì, vai col dollaro. Sì. Allora, praticamente i componenti Quick, la sintassi di Quick è un JSX, quindi molto simile a React. L'unica cosa è che ci sono questi dollari sparsi, che sono poi, sei vincolato a doverli mettere, perché è TypeScript stesso che ti chiede di scrivere il codice in maniera corretta. Questi dollari sono dei marker. Sono dei marker perché in fase di build, il processo di build che è fatto in parte
con Rust, va a controllare tutti questi dollari, quindi sono dei marker proprio all'interno dei nostri componenti, e dice, ok, tutto ciò che è dentro ai dollari, quindi component dollaro o on click dollaro, possono essere estratti in un unico, in un file a parte, quindi sono utilizzabili in maniera indipendente. Okay. E quindi alla fine questo dollaro è solamente per segnare che all'interno del nostro codice c'è questo tipo di processo che può avvenire. E non vorrei, adesso correggimi poi se dico cavolate, questo in poche parole diventa un chunk che viene caricato lazy, okay, nel momento in cui tu vai a cliccare su quel pulsante. E la mia domanda inizialmente era, ma cavolo, ma se io clicco su quel pulsante e mi carica il chunk, non devo aspettare che venga caricato quel chunk e quindi l'interazione lenta? Io avevo questa domanda, non sapevo quando farla, perché quando ho letto questa cosa, che per chi non sapesse come me ha un'idea vaga, appunto, a questi listener che non sono listener, però all'on click è indicato non solo l'azione, la funzione da fare, ma anche una specie di URL, giusto? Del pezzettino di JavaScript da andare a prendersi, dove poi eseguire quel codice. E la mia domanda sorge spontanea, ma se io al click devo andarmi a prendere un pezzo di JavaScript, per quanto piccolo, come va con le performance? Sì. Allora, prima abbiamo detto che c'è quell'URL da scaricare. Mm. Allora, lui in realtà si mette sia il nome del file, ma all'interno del file poi lui racchiude più funzioni. Quindi c'è anche l'hash del simbolo. Quindi dice, all'interno di quel file vai a prendermi questo simbolo. Ma vabbè, questa è proprio una piccolezza. E il problema viene risolto perché dietro le quinte c'è un service worker che viene istanziato di default dal framework. Per chi non sapesse cos'è un service worker, è un thread separato che noi possiamo avere all'interno del nostro browser, ci permette di fare delle cose, quali anche scaricare dei file o rispondere a delle chiamate HTTP. Quindi dietro le quinte lui istanzia questo service worker che bufferizza i JavaScript, quindi dice ok, in questa pagina serviranno probabilmente questi JavaScript, aspetta che te li carico già in memoria. Te li per il bufferizzo, un po' come YouTube, cioè io guardo il minuto 1, ma intanto lui già sta caricando il 2, minuto 2, quindi sono già lì. Okay. Quindi io quando clicco, invece di andarli a prendere dal server, fare una chiamata HTTP, vado a prenderli dal service worker e come durata è un millisecondo, quindi è molto veloce. Ok. Ma c'è cioè, si vede anche il fatto che siano in viewport o meno, come dicevamo prima? No, fa delle logiche se sono in viewport o meno. In più c'è un pacchetto che si chiama Quick Insights che sto portando avanti assieme a Misco e anche altri ragazzi, che praticamente inserendo un particolare componente all'interno del tuo applicativo registra in maniera anonima l'utilizzo della pagina. Quindi dice, ok, se sei all'interno dell'home page, quali sono i bottoni che solitamente gli utenti schiacciano per primi, e quindi vengono registrate questi eventi per far sì che alle build successive venga data priorità a quei file, quindi vengono spediti quei file prima, che così saranno, se servono subito tu ce l'hai. Insomma. Ok, figo. Beh, questo è figo, sì. Quindi quello potrebbe anche servire poi in un futuro a dire ok, io ho una parte della mia applicazione che mi ha chiesto, non so, il cliente X, che però gli altri clienti non utilizzano e io ho dei dati alla mano che nessuno lo sta utilizzando perché nessuno ci sta interagendo. Quindi potrebbe essere figo. Statistiche. Però puoi anche, tra virgolette, non so se puoi o dico una cavolata, mm-hmm. Si potrebbe configurare per forzare questo tipo di... Buffer, nel senso di dire, questo lo devi caricare perché ci serve che sia lì pronto. Sì, allora essendo che il team segue sia la parte di templating, quindi JSX e quant'altro, ma anche la parte di build, all'interno dei plugin di Vite è possibile configurare per dire ok, fammi un bundle singolo, fammi più bundle, insomma è un po' configurabile. Inoltre anche manualmente puoi dire scaricami i primi questi e dopo gli altri. Okay, cioè puoi tu decidere. In più c'è la possibilità di utilizzare Quick Insights che fa già tutto in automatico. Quindi lui si salva, gli utilizzi reali
e alle build successive si scarica queste informazioni per ottimizzare il framework, cioè impara da se stesso praticamente, impara dall'utilizzo. Dall'utilizzo, figo. Sì. Qua abbiamo un fan di Guizzoni, ciao Giallo. Eccoli, ciao Gianluca. Ok, e tra l'altro mi verrebbe anche da farti una domanda. Qui abbiamo usato lo U-Store, adesso cambio discorso ma torniamo alla domanda. Perché in Quick abbiamo due stati? Use, se vuoi, guarda, visto che sono davanti, guarda, senza che apri tu GUP, ce l'ho anch'io qua. Ma vai, vai pure tu. L'ho già presa. Perché abbiamo sia Use Signal, no? Che ci permette di usare delle primitive, e U-Store. Non ne bastava uno solo? Appena detto, Use Signal serve per le primitive, mentre Use Store serve per componenti, sì, un po' più. Non ci bastava Use Store, intendo, no? Invece così per praticità, Use Signal, se ti serve roba più semplice. Sì, in realtà, perché Use Signal è proprio una primitiva che viene utilizzata non solo dallo store, ma viene utilizzata anche da altre API, quali Root Loader, Root Action, quindi poi è la primitiva base dove tutto il framework si basa su questa primitiva, che è un signal che ormai tutti i framework, a parte credo React, stanno passando a use signal. È un duck knockout, quindi è un concetto vecchio che si sta riportando in auge e che permette di andare ad aggiornare puntualmente la nostra pagina web senza dover poi ricalcolare tutto lo stato applicativo. Posso fare una domanda? Perché onestamente non ho in effetti approfondito, è venuta questa cosa. Quindi in questo caso viene gestito direttamente il DOM reale, non abbiamo astrazioni di mezzo? Si utilizzano i signal per aggiornare la pagina, sì, solo se ci sono componenti dinamici. Quindi se io ho della dinamicità, cioè non so se ho un mat random e mi dice una volta mi renderizzi una parte di un componente, una volta mi renderizzi un altro, allora su casi estremi viene utilizzata la tecnica del virtual DOM, però non è la tecnica del virtual DOM che rende React poco performante, è come la utilizzano loro. La virtual DOM semplicemente dice vado a confrontare due DOM, uno virtuale e uno reale, per vedere cosa, anzi uno, due virtuali, quello di prima e quello di adesso, per andare a vedere che cosa è cambiato. Questa tecnica di per sé non rende poco performante i framework, è come poi viene messa in pratica. Ok. Quindi in teoria io l'ho usato pochissimo, una bella versione di React e Solid.js, che dovrebbe in realtà utilizzarla un po' meglio, no? Non so se facevi riferimento a qualcosa in particolare tu, Giorgio, sul fatto che si potrebbe, cioè il Virtual DOM di per sé non è il male, ma cioè, no, no, Million.js, anche Million.js Million.js che faceva vedere come facilmente si poteva ottimizzare l'utilizzo di Virtual DOM, per esempio. Sì, no, la mia era una premessa, nel senso che molti associano la parola virtual DOM a poco performante, quindi... Come cambiano i tempi, che fino a 3 anni fa, 4, veniva venduta come invece la soluzione più performante. È vero. Bene, bene. Comunque chiedevo la risposta giusta è questa. Qua c'è... Il quiz comunque sta attirando tanti, io non avevo dubbi, ma il quiz sta... Un po' di bug mi stanno segnalando, ma vabbè. No, va bene. Vediamo chi è primo adesso. Io non so chi è questo XXX 15 secondi, però... Sipalesi in chat. Sipalesi, esatto. Vogliamo sapere chi è. E qua vedete gli altri. Ok, andiamo avanti. C'è Mr. React. Ho visto un Dove Mr. React. C'era Mr. React? Mi sembra che c'era un Mr. React sesto. Mr. React. Esatto. Sarà contento che abbiamo parlato bene di React. Bene. Eccolo qua, fatto un po' alla veloce, come funziona il lazy loading in Quick, in realtà come funziona, fatta in maniera molto spartana, ma ne ha parlato prima benissimo Giorgio, no? Quick supporta lazy loading? Non lo supporta? Oppure dobbiamo usare Dynamic Import alla React o in Angular? Oppure tutto gestito da Quick? Proprio detta, no? In soldoni. Tanto l'hai già spiegata tu prima. Sì. Sì, se il bot di Fabio. Ah, secondo me potrebbe anche essere. Esatto.
Beh, qua hai già detto tutto tu, no? Prima, Giorgio. Va bene, abbiamo anche parlato, no? Il fatto che anche il dollarino, no? È anche un marker, no? A indicare che cosa sarà poi, che cosa diventerà un chunk. Tra l'altro, infatti, poi la mia paura è questa anche, no? All'inizio, ancora ad oggi, è che abbiamo una valangata di piccoli chunk da caricare, no? Quando queste applicazioni. Mi è venuto sempre il dubbio, ok, ma non va a pesare un po' sul server, no? Questa cosa. E da quel punto di vista lì, non vai a consumare più... risorse. Però una volta che ce li hai nella cache del browser, sono lì. Sì, sì. Tante richieste, no, però? Io non mi occupo di back-end, quindi non vorrei dire una cavolata, ma immagino così, a caso, a naso, che tante richieste consumino più di una richiesta. Non so, la butto lì. Sì, però comunque quella richiesta lì sarebbe comunque più grossa in termini di JavaScript. Sarebbe l'insieme di tutti quelli piccoli con uno grande. Certo, e se vogliamo aggiungere, probabilmente di quello grande parte neanche mi servirebbe alle volte, no? Magari, perché in quel momento non ne ho bisogno, quindi sarebbe uno spreco. No, mi veniva a chiedere, sarebbe da vedere lato server cosa succede, no? Però effettivamente, magari non sul mio sito web, no? Ma su un'applicazione che viene usata da tantissima gente, non lo so se fare 700 chiamate al server per recuperare queste informazioni vanno a, in qualche modo a incidere sui costi, non lo so, o sul traffico, su qualcosa. Però vabbè, la butto lì, è solo un pensiero. Sì. Magari anche dipende dai casi d'uso, magari in alcuni casi può essere che ti facciano più richieste. Benone, no? Direi che qua ci hanno azzeccato. Sì, questa è una, diciamo, la figata del framework, che non devi pensare tu a fare lazy loading delle varie cose, ci pensa lui in automatico, quindi anche, diciamo, uno sviluppatore medium junior può ottenere applicazioni performanti senza doversi leggere la documentazione avanzata di React per capire come dividersi le cose con le lazy loading. Suspense e via dicendo. Esatto. Vero, ecco, infatti, guarda, anche prima che volevo dire questa cosa, che la figata, no, è anche quella di... che mi sembra sia anche un po' il goal, no, di Quick, il fatto di dire, io inizio con Quick, poi, per esempio, anzi, la dico in un altro modo, se usavo Angular tempo fa o anche React, passare a server-side rendering non era così immediato, no? Rischiavi di dover implementare tutto da capo o farlo in Next o, se no, drammi. Invece qua, no, mi sembra di capire, uno inizia con Quick, ti serve una cosa piccola, usi Quick, deve scalare dopo, vabbè, non c'è problema, Quick scala, ti serve server-side rendering perché hai bisogno di saving delle pagine, hai già tutto a disposizione, no? Quindi mi sembra molto flessibile, no, sta cosa, quello che mi piace. Dimmi tu, Giuppi, io non voglio, mi sembra anche di chiacchierare troppo, Giuppi, quindi no, vai. No, pure, io vai perfetto, no, vai pure. Anche developer experience da paura, so che hai fatto qualche articolo, Fabio, su discorso delle immagini che vengono in automatico ottimizzate. Sì, ho fatto, sì, grazie per il lancio. Sul blog inizio a scrivere qualcosa su Quick. Tra l'altro ne uno pronto sulle server action che fa una cosa simpatica, sulle server function, scusami, che fa una cosa simpatica. A volte abbiamo bisogno di fare il prefetch che... Anzi, ne parliamo dopo, che abbiamo una domanda apposta. Attenzione. Comunque Signal, leggo le domande, si usa i proxy sotto, sì. Ok. Bene, vado a quella dopo Sto intanto. Sto postilla, che comunque, cioè... Se non nessuno è obbligato a seguire la diretta, se non è d'accordo, stiamo semplicemente parlando di framework. Nessuno opinione fortissimo. Ma non lo so. Qualcuno che non è d'accordo con i framework, capito? Magari potremmo fare una live in cui parleremo di questo. Ci Simone, ma io posso ribattere senza problemi, non mi faccio grossi problemi, sento parlare di cagate. Intanto puoi un attimino espandere il discorso e dirci qualcosina di più. Tieni conto che noi fatturiamo con Angular, React e quelli che vengono usati. Qui stiamo parlando di framework di prossima generazione che probabilmente avranno successo. Se io usavo React nel 2014, quando in realtà nessuno lo conosceva, era la 0.16, perché ancora aveva quella numerazione lì. Mi avresti detto la stessa cosa 7-6 anni fa, allora, a questo punto. Poi adesso React sappiamo quello che è. Si parla, si valuta quali sono le possibilità e poi lo dirà anche il mercato, insomma, cosa va, cosa andrà e cosa no. Tra l'altro vedo un baghettone, però sarei curioso di capire il perché. Secondo me è XXX, può essere lui. potrebbe essere. Allora, qui parlavo di life cycle, no? E in realtà un po' come lo use effect, no? di React.
E in realtà le risposte giuste sono queste due. Sono, ecco, qua ci ho perso un po' io a capire alcune dinamiche, soprattutto dello use task, che immaginano come uno use effect. Ok, ma è simile al punto da avere le array di dipendenze, coprire più... Sì, vai Fabio, prova a spiegarlo, dai. Ma sì, ma è che c'è una domanda anche dopo, vabbè, così risponderanno. Ma in realtà io direi che è molto più simile allo use effect e lo use visible task, no? E alla fin fine che è un hook che in realtà può partire o all'avvio del componente quando in realtà dopo il render del componente, quindi soprattutto se per esempio hai bisogno di effettuare operazioni lato client, è l'ideale per istanziare per esempio un Google Map e via dicendo, no? Che hanno bisogno di essere lato client, avviene dopo il render appunto del tuo component. Use task è quindi molto simile allo use effect da quel punto di vista di React. In più le dipendenze le gestisce non con l'array, ma con una proprietà track che ti permette di tracciare una proprietà in ingresso, uno stato e via dicendo, quindi di invocare la funzione nel momento in cui appunto la proprietà che stai tracciando cambia. Lo use task è una roba stranissima. Infatti all'inizio non capivo, e probabilmente neanche adesso. No, in realtà lo use task la prima volta avviene sempre prima del render, no, del componente, e la prima volta gira sul server, la seconda volta va sul client. Questa cosa all'inizio mi ha sconvolto un po'. In poche parole, tu la prima volta, se tu banalmente metti un console log dentro lo use task, la prima volta lo vedi su terminale, la seconda volta lo vedi nel browser, per dirtela, no? In questo modo. Metti che la devi seconda volta nel senso che quante volte viene eseguito? Tu, cioè, puoi tracciare, senso... perché anche lì puoi, è come uno use effect, però che funziona è uguale. Quindi dici puoi tracciare qualche proprietà, immagina che la prima volta gira sul server in modo da poter effettuare delle operazioni, ovviamente sfruttando la potenza del server prima del render, però dalla volta dopo puoi monitorare una proprietà, perché ovviamente tu stai renderizzando qualcosa, ma potrebbe in futuro essere reattiva, no, quella pagina, e di conseguenza nel momento in cui stai tracciando magari una proprietà, quello poi la volta dopo triggera sul client. Quindi in poche parole, se non sbaglio, in Quick abbiamo tre fasi: lo use task, il render e lo use visible task. Use visible task gira sempre sul client all'avvio del componente quando tracci le proprietà, e lo use task la prima volta sul server o sul client. E ora aspetto che Giorgio mi corregga e mi smentisca. Sì, volevo fare due appunti. Allora, use task gira la prima volta sul server, perché come abbiamo detto noi dobbiamo produrre questo snapshot per evitare la pagina bianca. Quindi per produrre questo snapshot dobbiamo renderizzare i componenti. I componenti vengono renderizzati lato server. Quindi per forza di cose la prima volta use task gira sul server. Use visible task gira sul client ed è con un intersection observer, quindi c'è proprio l'API, quella del browser, intersection observer, che viene agganciata. Quindi se io ho un componente fuori dal mio viewport, finché non viene visibile non viene lanciato questo use visible task. Ok. Che tra l'altro, quindi, in realtà mi chiedeva Adriano qual è il caso. In realtà io direi che lo use visible task sarebbe da usare il meno possibile, no? Se non quando hai necessità per esempio, io lo uso nel momento in cui devo istanziare appunto la prima volta una libreria lato client e basta, in quel caso lì, no? Per esempio, se no, per il resto meglio usare sempre use task, vero? Sì, è sempre meglio utilizzare use task per utilizzare la parte rendering lato server. Chiaramente se noi dobbiamo istanziare, non so, Google Map, per dirne una, dobbiamo per forza andare su Use Visible Task. Sì, sì. Cioè, altrimenti la prima volta, no, girerebbe sul server e ci darebbe un classico errore. Sì, perché tante librerie fanno assunzioni che c'è l'oggetto window piuttosto che altre cose, e quindi girando nel server si rompe, diciamo, si spacca. Okay. Esatto. Okay. Ma quindi scusate, non sono sicuro di aver capito. Use task viene eseguito solo lato server o anche lato client? La prima volta. Okay. Dopo ci sono altre peculiarità comunque che lo possono fare eseguire anche lato client. Col cleanup. Se io faccio, se faccio una navigazione lato client, quindi per spostarmi da una pagina all'altra, c'è l'in component
che è simile a quello di Next.js. Okay. Quando faccio una navigazione lato client, allora quello avviene, gli use task viene lato client. Ok, ok. Comunque, boh, insomma, anche poi, se non sbaglio, viene eseguito quando scatta la cleanup function, se non sbaglio. No, vabbè, ci sono altri casi, comunque sì. Comunque. Dopodiché, come con React, ci si può mettere in ascolto del cambiamento di alcuni oggetti. Tu puoi dire, ok, quando cambia questo oggetto, rieseguimi quello che è dentro allo use task. Così ci permette di rieseguire delle logiche, un po' come fa con React, con l'array di oggetti. Sì. Facciamo giusto anche così, perché poi adesso è un po' che non uso anch'io Quick, devo dire l'ultimo mese mi sono concentrato sulle ultime cose, quindi perdo anche la mano, no? Studiando tante cose. Per fare un esempio pratico, che non so se è chiaro, io potrei avere, no, un componente parent che passa una prop a un componente figlio, no? E questo figlio ha uno use task. La prima volta sostanzialmente il componente figlio riceve la proprietà e lo use task, per esempio, la può rielaborare, fare qualcosa e lo fa al lato server, no? Uh-huh. E a quel punto quel dato lì poi viene usato magari al template lato server, però quella proprietà poi un domani, tra un minuto può cambiare, no? Perché c'è un'iterazione, viene ripassata al figlio, quel componente che usa lo use task lo risegue sul client stavolta, giusto per capirci, okay. No? Il primo render, no? Per avere il massimo delle performance, e dal secondo render in poi, però se non ci fosse il secondo render lato client non avremmo più un'applicazione reattiva, no? Per capirci, questo è il problema. Certo. Ok, chiaro. E non c'è rischio in questo modo di perdere il controllo, nel senso magari use task lo intendo lato server, ma sto utilizzando una proprietà che mi arriva, che viene cambiata sul client, e quindi poi adesso non lo so perché non ho... È anche difficile fare, no, a volte le casistiche, sì, ma all'inizio è un po' strano, forse... no? Ma secondo me utilizzandolo poi non... Prego, scusa Giorgio. Dico che utilizzandolo poi non, effettivamente non è un problema che uno magari se lo pone le prime volte, però poi utilizzandolo ti viene naturale. Okay, più che altro bisogna, in realtà penso che il cambio di mindset sia sul fatto che devi pensare che tutto prima sia renderizzato lato server, no? Come prima, quindi pensare già che tutto sarà renderizzato lato server e poi eventualmente viene il click, che è un po' diverso da come si sviluppa, no? Sì, una single page. Certo. Quindi... È come fossero tutti React Server Component, cioè tutti i componenti lato server. Sì, che anche quello è un concetto nuovo che non è così semplice da digerire, cioè quindi il paragone... Sì, anche quello, no? Poi infatti smanettando anche su React all'inizio fa strano sta cosa, no? C'è uno server, l'altro client, no? Quindi... Cioè, a far gestire questa cosa, immagino anche tanti altri, no? Che all'inizio si trovano un po' sperduti su questa cosa, poi non lo so, magari sono io. No, confermo. Bene, e tra l'altro mi sa che la prossima domanda è sempre per estendere questo discorso qua, quindi ne abbiamo appena parlato, qua va la velocità conta, no? Se il use task gira sul server, sul client o... Tra l'altro noto, cioè, c'è sto bug che in locale non ho, guardate qua, il timer si blocca, però se sono sopra questa barra qua, no, solo se muovo il mouse. In effetti, cioè, ma la cosa assurda è che in locale non mi capita mai sta cosa e io non riesco a debuggare il problema, no? E il bello, secondo me il bello è che anche quando faccio le prove online da solo, quando, okay, non mi succede mai, mi succede solo quando... continuo a muovere il mouse a questo punto, mi succede solo quelle 2-3 volte quando ho provato con più persone, quindi sono un dramma. A me non fa più votare, non riesco più a votare. Non è che il QR code in qualche modo... No, quello no, in realtà, più facile che sia un bug. Più facile che sia un bug. Comunque, vediamo. Ho il timer fermo a 45, non riesco più... Anche tu ce l'hai fermo quel timer? Mm-mm. E niente, su quel timer ci sono un po' di bug, toccherà rifarto. Perché vabbè, in realtà vabbè. È una delle cose che ho scritto proprio di merda, è il timer, dove ho fatto una cosa che non dovrei fare e ne sto pagando le conseguenze. Quindi mi sa che dovrò riscriverlo totalmente da quando finisce questa live, io chiudo. È fatta con, per rispondere a Luca che salutiamo, è fatta con Angular. Esatto, però è fatta con... so che sembra una battuta, però è veramente fatta con Angular. Potrebbe sembrare organizzato per pubblicizzare Quick, però esatto. Però bisogna, devo dire la verità, che le colpa non è di Angular ma è dello sviluppatore in questo caso, quindi vi assumo tutte le mie comunque è un bel metodo per discutere delle cose, quindi top. Sì, è simpatico, dai, con la fin fine, certo. Anche poi tante volte per fare engagement e ridere un po'.
noi ci divertiamo con molto poco. Eccola qua, questa è figa, secondo me, molto figa. La server, no? Function, no? Dai, raccontateci qualcosa. Volevo dire a Giorgio, poi mi seccava a fare il padrone del canale. Vai. Ho dovuto fare refresh per votare. No! Però questo è un altro problema. Mi sa che ogni tanto... Sì, ma secondo me è collegato a quello del timer. Quando smarco quello... Cioè, ero fermo timer a 45, ho fatto refresh, ho potuto votare. Vediamo se ho preso la risposta giusta. No, questa effettivamente è una cosa molto bella, nel senso che se noi abbiamo magari dobbiamo eseguire delle operazioni magari di lettura, scrittura, database, abbiamo magari da fare delle operazioni dove non vogliamo esporre la nostra chiave privata nel JavaScript che finisce nel browser, possiamo wrappare la funzione che solitamente si wrapperebbe con il dollaro semplicemente con server dollar, e questo server dollar che cosa dice? Questa funzione fammela eseguire nel server invece che nel browser. Quindi viene eseguita una chiamata HTTP particolare dove passa tutte le informazioni e poi ritorna indietro ovviamente il risultato di questa funzione sempre tramite HTTP, e questo permette di passare il contesto tra server e browser in maniera molto veloce, senza doversi poi inventare. L'alternativa sarebbe quella di farsi un endpoint certo, lato server, dover chiamare l'endpoint e ritornare indietro. È paragonabile alle server action di... È paragonabile alle server function di Solid, server action, mi pare che si chiami così, di React, di Next.js, è paragonabile anche a TRPC per chi l'ha utilizzato come libreria. Solo che questo è tutto, diciamo, nascosto dal framework, fa tutto da solo. Sì, mi sembra così, io parlo sempre da la prima volta che la vedo, mi sembra un po' più pulita, adesso poi Fabio dimmi anche tu cosa ne pensi, rispetto a UServer, tra virgolette, cioè un server che è nato dopo, chiaro. Sì, okay. però è diverso, perché tu dici, scusami, hai detto Le server action... Sì, no. Se le server action di Next che hanno UServer. Sì, no, di là non le usa, ma anche in realtà, sì, un po', è sicuramente più pulito, anche a me non piacciono, infatti l'ho sempre un po' messo in disparte, quelle di Next. Ma è una figata però, perché veramente, come ha detto Giorgio, ti eviti di dover fare un endpoint, di dover avere quella certa struttura, tipo Express, con i parametri che arrivano, eccetera. Poi crea una funzione normalissima, come se la stessi chiamando su un component, solo che gira sul server. Assurdo. Sì. Infatti... Sto preparando proprio la seconda parte dell'articolo che ne ho fatto uno sul debounce, dove scrivi qualcosa, come creare un custom hook, ma la seconda, in realtà l'articolo era diviso in due. Farò un esempio che in realtà mi serviva, per quello ho capito che è una figata. Mi dovevo fare una preview di un URL, no? Quando scrivi, sai, metti il link su un campo di input e vuoi avere subito la preview con il logo, il titolo, eccetera. Alla fine, lì dentro ci butto praticamente il parsing della pagina HTML, dalla quale va a estrapolare diverse informazioni, ma solo che quell'operazione viene fatta lato server, no? Alla fine, usando una libreria per il parsing delle pagine, recupero la preview della pagina, no? In tempi brevissimi, ma soprattutto, ripeto, senza perderci un attimo, cioè la scrivi in un secondo, senza dover creare un nuovo file, endpoint, la struttura fatta apposta. Quindi, sì, bomba, sì, una delle cose che mi piace di più. Devo dire, una figata. Prendo una domanda: come vengono serializzati i parametri di tipo date eccetera in questo caso? C'è un serializzatore particolare del framework che permette di passare le date lato server o lato client, però sono delle casistiche specifiche, perché ad esempio se vogliamo passare, non so, un file, un oggetto file o una classe particolare, non riusciamo a passare, non riusciamo a serializzarlo, diciamo. Però le date si riescono a passare. Ok, poi ci sta che magari abbia dei limiti. Attenzione, è passato il vantaggio Chris. Tanto c'è un bug che avevo fissato. Questa è la mia posizione in questo momento, doveva venire fuori il numero, ma se vi capita una schermata vuota, sappiate che il bug non è stato fissato. Va bene, comunque Chris è passato in vantaggio. No, scusa Simone, non ti sto ignorando, è solo che vorrei stare un po' su Quick, non uscire troppo adesso dal discorso. Quindi non è voluto con cattiveria, sappi.
possiamo parlarne casomai post live, da qualche esatto. parte, in qualche gruppo, da qualche parte, volentieri. Anzi, tu non hai, così approfitto, ti do io il gancio, non hai una community, un gruppo Discord, qualcosa, Giuppi? Io ho un gruppo Discord, sì, ecco, un Discord, vedi. Mi trovo molto bene su Discord perché ci troviamo così a fare live coding molto molto grezzo, a studiare Quick brutalmente prima della live per non arrivare qua senza avere idea di cosa stiamo a parlare, ed è bello perché si interagisce, quindi sì, figo, su Discord sì. ci si diverte. Le live sono belle, ma ovviamente è più difficile interagire, vedete le domande. Sì, più che altro si può... Si può sbagliare anche senza farsi troppi problemi sì, o fare domande stupide, sì. magari un live uno secca, tipo io che faccio vedere un tool che ha bug. Quello va a parte dello show, quello va a parte dello show. Bene, bene. C'è una domanda, tra l'altro, di Carlo, anche vedo, che, può essere, che a me dovrebbe essere inerente. Per quanto riguarda i test... Su Quick UI abbiamo utilizzato, almeno che l'ha cambiato di recente, che ormai è un mese, i poveri, che non li sto proprio seguendo, e abbiamo usato Cypress, no? In realtà, per fare component testing. E, però sai che io non ho testato ancora, ho usato nulla, non so neanche quale può essere un framework più adatto. Non so perché mi verrebbe da guardare i testing library, non so cosa dice Giorgio. Allora, c'è la versione di Quick di testing library. In più c'è supporto sia per Playwright, per Cypress pure, e per invece i test unitari c'è Vitest. Okay, quindi Vitest alla grande, insomma. Sì. Ok. Boh, siamo all'ultima domanda, e così chiudiamo questo tool prima che esploda. Allora, qua tra l'altro sì, abbiamo detto già, ho sbagliato, no? Non ho sbagliato, no? Qua in questo caso non ho trascurato niente, sempre su server, no? Gira questa funzione, server, sì. dal nome. Ok, perfetto, no, magari c'era qualche caso strano che mi sfuggiva. Ups, no, è finito. È finito. Allora, a questo punto, a me la classifica non spunta più, se non vi spunta comunque tranquilli che eventualmente ce l'avete lì. Chris e Decoder avete vinto. Grande Decoder. Lo conosci? No. Sì, il mio collega. Ah, grandissimo. Bon, Decoder, hai vinto i miei gadget di cui non mio collega in Quick? No. Anche. Perfetto. Ma è siciliano, è sicuro? Lo conosco? Sì. Ok. E Chris, hai vinto invece un corso qualsiasi dei miei, se non ti serve perché sei già bravo, magari lo regali a qualche amico o qualcosa del genere. Decoder i miei gadget. Siccome non so come contattarli, o contattate Giuppi che vi gira a me, oppure mi scrivete direttamente, insomma, no, indifferente. Basta che ammettete che siete Chris e Decoder. Bene, grazie per avermi fatto sperimentare questa cosa, avevo bisogno un po' di feedback proprio per capire cosa si rompesse, cosa no. Benissimo. No, è stato veramente un modo molto molto carino di vedere le cose, vedere anche quali sono i punti cardine, perché poi è sempre quello difficile capire quando si inizia a vedere qualcosa di nuovo, vabbè, poi a forza di vedere framework vai subito con l'occhio a capire magari delle cose chiave, però... Devo dire che è interessante, io adesso arrivo principalmente io da mondo React e Next, quindi gioco con quello. Una domanda che vi faccio, perché poi so che anche Fabio sei molto molto advanced su Next React, Next, rispetto... Così, le ultime versioni. Però se doveste paragonare i due rispetto alla resumability da una parte e tutto quello che riguarda, che però ho visto poco appunto server eccetera, e React Server Component, che quindi rispetto al server side rendering aggiungono un po' di diversità, anche lì c'è dello streaming, c'è un pochettino diverso. Che idea avete, così proprio random, su questo paragone? A me sembra che comunque Quick sia nettamente più avanti nelle ottimizzazioni, e soprattutto mi sembra, sempre tornando alla DX di Quick, lì non c'è bisogno di specificare cosa è client e cosa è server, là bisogna flaggarlo, devi ricordarti tu un po' che sono cavolate, ma un po' come quando devi fare l'import dell'easy load in suspense e via dicendo, invece di averlo gratis incluso nel framework all'interno. A livello di developer experience mi sembra decisamente più avanti, un po' di confusione anche su Next, perché poi puoi caricare un server, può caricare un client, poi un client però in realtà può caricare altri client, ma un server può, volendo,
caricare un client in passato come filtro. Ci sono un po' di regole, un po' così. Carino. Le performance di Next erano molto scarse, ma molto, molto scarse, soprattutto in termini di build. Non ho visto le ultime ottimizzazioni che sono uscite di recenti, che ho visto che sono, che hanno aumentato, perché c'era un sacco di gente che aveva difficoltà a fare la build. Cioè, anch'io una build in locale di 6 pagine in croce, che sto facendo prove, test anch'io ancora su quello, cioè comunque ci mette più di Angular a compilare, ho detto tutto. Io amo Angular, però non è che sia proprio più veloce in termini di build, okay. No? E quindi spero che abbiano migliorato, non ho aggiornato ancora le ultime versioni. E per il resto però comunque è fighissimo, cioè per carità, ho amato Next, però mi sembra un po' come React, no? Ho amato React, però oggi ci sono altre scelte, certo. No? Ho amato Next, è fighissimo il sistema nuovo di routing, però guardiamoci attorno. Non so cosa ne pensa Giorgione su questa cosa. Hai già detto molto, hai già detto quasi tutto. Cose cattive me le fai dire a me, insomma, così. non posso sbilanciarmi troppo. Ma allora dai, tu scrivemele, le dico io poi. Mi sembra di aver visto, però è una cosa che ho visto poco, ma sul routing di Quick, anche lì esiste una facilitazione tipo alla Next con layout innestati, mi sembra. Sì, credo sia uscita prima su Quick che su Next. Mi piace la punta di orgoglio con cui dici. sì. ci sta. No, comunque sì, si può fare. L'unica cosa che non mi piace, mi manda fuori di testa di Quick e del router, è il nome, Quick City. Io sono stato mesi perché dire, ma cosa sarà mai sto Quick City, no? Era il sistema di routing e via dicendo. Perché? Questa cosa basta, niente. Tutto qua. È vero, perché Quick City è solo questa parte, diciamo, tutta questa parte lato server. Allora, Quick City è la libreria che permette di fare server-side rendering, quindi ti dà il file-based routing, quindi ti dà tutte le server-side props, diciamo, di Quick. Sono tutta la libreria che riguarda lato server, si chiama Quick City. Okay. Però si chiama Quick City perché mi hanno detto che hanno voluto mantenere, diciamo, lo stesso filone, visto che c'è anche Party Town, che è un'altra libreria loro, quindi Town, City. Vabbè, anche Party Town il nome comunque. Tra l'altro sono un maintainer anche di Party Town adesso. Basta. E lavorare? lavoro. Ecco. A proposito di ecosistema, se parliamo di componenti, librerie componenti, appunto Quick UI, sì. Che cosa ci dici, Fabio? Ce la fai vedere? Io sono un po' indietro, devo dire la verità. Non so se Giorgio stai seguendo, immagino di sì. No, ma partito. Anche solo com'è, come funziona. Beh, c'è il sito, si può andare lì, lo vediamo insieme, sì. Vuoi andare tu, Giuppi? Vai che faccio io come vuoi. Dai, se avete, volete spiegarlo, se no vado. Vai, condividilo, dai, Fabio. Top sì. Vai, Fabio, vai, così ce lo mostri tu che sei. Arrivo. Insider. E tra l'altro sono curioso, lo facciamo in diretta. Giorgio, come sta procedendo in questo ultimo periodo? In realtà, adesso ne parliamo, ma si sta evolvendo, sta andando avanti? Sì, sta andando avanti bene. È un progetto che è portato avanti dalla community. E bene o male, ci sono sempre quelle 5-6 persone che portano avanti i vari sprint. Sono sprint da due settimane, quindi ci si passa i task da fare. Ne sta procedendo abbastanza bene, dai. Quindi c'è tutta una parte, diciamo, core che è headless, quindi è scarna del CSS, proprio perché ha il minimo CSS possibile, ed è pensata per poi poterselo customizzare. Invece poi adesso si sta facendo delle altre customizzazioni sopra con altre librerie. Sai che è cambiato sto sito sopra? Dov'è finito in realtà? Scusami, la scelta delle... Questo qua? No. Nell'home page. Home page? Perché non l'ho visto neanche là. Adesso c'è solo l'headless. Ah, ecco. Ok. In development c'è anche l'altra possibilità, che è la libreria che è stata creata sopra all'headless. Quindi l'headless, diciamo, è la base, e in più si sta cercando di creare comunque una libreria però... Sì. Certe cose non possono aspettare. Questo è molto carino. Questa domanda di interazione è NetSqueak. Questo è molto carino.
Ma è vecchia, quest'estate la mia ultima slide era What's next? Nesquik, metto il logo del Nesquik, mettendo questo, lascia stare, quindi... Cioè, purtroppo da Luca possiamo andare molto d'accordo. Io con esatto. Stavo aprendo tra l'altro il repo, il repository, no? Infatti, dove parlavamo prima, no? di Cypress che è stato utilizzato alla fin fine. Qua avete cambiato dentro i packages, è qua, esatto. Vedi che c'è Headless, e dopo dentro fuori da Headless c'è Fluffy. Che è un'altra... Esatto, non lo conosco. Fluffy è una customizzazione che stanno facendo sopra all'Headless. Ma è un altro, è un tema? Cioè, esiste una libreria chiamata Fluffy? No, no. Ah, è una cosa... Inventato il nome? Ah, ok. Sì, ho inventato il nome, sì. Che forte. Ok. E poi c'è Material. Esatto. Ok. E Tailwind. Tailwind. Sì, sì. E poi, quindi qua, ecco, qua era simpatico, alla fine c'è stata una discussione, mi ricordo, quel tempo lì ero, invece c'ero dentro un pochino, e su Cypress, mi sembra che Playwright non funzionasse, vero, qua dentro, avesse dei problemi, no? E anche mi sembra che, per esempio, tornando al discorso dell'ecosistema, no? È ancora un po', cioè, insomma, deve evolversi, insomma, appena nato, no? Il tutto, quindi, se non sbaglio, Storybook, si voleva usare Storybook all'epoca, no? Se non ricordo male, con i test nuovi, però lì c'è stato qualche problemino, no? Se non sbaglio. C'era, sì, ovviamente, essendo che il framework è nuovo, ragiona in maniera un po' diversa dagli altri, alla fine anche gli stessi tool devono un po' adattarsi. Sì, ci vuole un po' di tempo. Se non sbaglio, scusami, se non sbaglio stavi lavorando anche su un altro kit tu, no? Un porting di un kit? Sì. Adesso te lo trovo. Scusa, Giuppi, ti ho interrotto, che stavi... No, era una curiosità, perché appunto legato al fatto di queste altre librerie che in qualche modo devono anche adattarsi, come sta andando le relazioni con l'ecosistema web development in generale, come Quick... Sta aumentando il supporto, la collaborazione? Mi sembra di sì, perché lo vedo comunque qui che sta entrando un po'. Sì, poi tra l'altro, essendo che loro hanno fatto parte del team di Angular, molti di loro hanno fatto parte del team, certo, di Angular, hanno anche amicizie, non so, se hanno a sistemare qualcosa su Stack Blitz, mandano un messaggio su Discord e glielo sistemano. O ha un problema su Cypress, sentono direttamente il team di Cypress, cioè proprio un altro livello, diciamo, di anche di relazioni. Certo. Tanta roba. Tra l'altro approfitto del gancio qui, che oggi c'era una discussione su Cypress che sta morendo. Infatti volevo chiedere a Giorgio, in realtà anche ai ragazzi di Quick UI in generale, come se avessero qualche inside su questa cosa qui. Sembra che non abbiano più finanziamenti, che ci siano dei problemi e via dicendo. Allora no, tutti stavano mettendo la discussione, ma io uso Playwright, ormai sono tutti i progetti Playwright e via dicendo. Poi chiedo il component testing di Playwright, ma io non lo uso. Volevo far notare comunque quanto figo che il component testing del comunque in Cypress di componentistica, che può in tanti casi rimpiazzare o sostituire unit integration, che è tanta roba, insomma. Sì. Non so se hai mai usato sta cosa o Giuppi o ti ritrovi in... Sì, io avevo iniziato proprio con Cypress a studiare un po' il component testing, e effettivamente è una bomba. Cioè, la cosa bella è che appunto aveva un sacco di codice riutilizzabile in tutte le fasi di testing, da end-to-end a unit. Sì. Molto, molto figo. Ti ho girato in chat, sia privata che in Telegram. Sì, link alla documentazione della libreria che sto portando avanti assieme a Decoder 93, quello che è arrivato secondo. Allora, questo è un e-commerce che ho creato, che è funzionante, senza tutto in memoria, senza database, però comunque puoi aggiungere al carrello, andare a fare checkout, e tutto il codice è open source, quindi se qualcuno vuole clonarselo puoi provarlo. Un ottimo per prendere un po' di ispirazione, no? Cioè, adesso ti do anche il link del repo di C. Sì, adesso. Strano, che infatti non gliel'hai messo qui. No, non c'è. Infatti, sarebbe da metterlo qui. Sì.
Lo metto qua nella chat privata, non so se poi potete rigirarlo. Sì, Ci guarda, lo pensa il padrone di metto. casa, dai. Sì, adesso metto. Poi tutto finirà in descrizione per chi sta recuperando la live in qualche altro orario. Sì, Però quello praticamente è vediamo. un e-commerce fatto con i Questo è quello. componenti storefront UI. Che sono questi qua? E qui è il porting di storefront UI per Quick. Perché di suo avrebbe solo React e Vue. Ok, infatti qua abbiamo, eccolo qua, che spunta fuori qui. Beh, qua ci sono, ma come siete messi qua con il porting? Componenti sono quasi tutti fatti, manca solo un attimo la documentazione da sistemare a pieno, e dopodiché tutta una fase di testing da fare, sì. Ma quindi questi sono già tutti in Quick? Già fatto il Sì, porting? perché alla fine, essendo che c'è la parte di React per portarli in Quick, essendo che è sempre JSX, è abbastanza facile. Sì. Basta portarli Ah, dentro, dove c'è certo. useEffect, cambiarli, metterli useTask o useVisibleTask, però alla fine niente di impossibile. È figo anche questo come scenario, però, a far capire che quanto non sia così complesso. Ovviamente un'applicazione interna è un altro discorso, ma così complesso invece fare una migrazione quasi uno a uno dei componenti, no? Effettivamente. Sì. Domanda, ne approfitto per scopi personali. Avete mica iscritto i progetti all'Oktoberfest? Tutte Quick, quelle. sì, è iscritto all'Oktoberfest. Questo no, No, però lo questo lì. posso. Vai, scrivilo, ti Questo faccio qualche issue. fa decoder 93, metti pure Oktoberfest, visto che l'ho messo sul suo repository. Cioè, abbiamo deciso di fare insieme la libreria. Ho detto, vai, mettiamola sul tuo repository, così prendi anche tu un po' di visibilità e dai. Ci sta. Vai, Alla così fine tutti sono quelli contento che anche per te. si sono iscritti all'Oktoberfest e vogliono partecipare così a un progetto, questo mi sembra un ottimo modo, visto Sì. Beh, che lo stiamo alla vedendo qua in fine è così che diretta. si inizia. Si inizia così, si legge il file contributing, si cerca innanzitutto di farlo girare in locale e si prova un attimo. Poi alla fine è anche un ambiente abbastanza safe, cioè non è che stai modificando un framework che dici, oddio, adesso cosa Esatto. vado a rompere, insomma. Sì, mi sembra un ottimo modo questo per. No, poi anch'io sono curioso di metterci un po' le mani. Se abbiamo problemi, quindi troviamo te e Decoder su questa libreria, giusto? Sì. Ok. Io Sì, volevo tra l'altro recuperare io delle domande, tu? sono iscritto alle notifiche, quindi quando poi viene aperta una issue, mi arriva la mail, quindi vedo subito, vedo tutto ciò che passa. Top. Io prendo una vecchia domanda di Carlo, così che questa forse è più per Fabio. Esiste su Quick, anche per Giorgio, ovviamente. Qualcosa come Guard Interceptor come su Angular? Interceptor no, non penso, almeno non dovrebbe esserci perché non ha comunque nessuna gestione dal punto di vista delle chiamate al server. Non mi pare che ci sia. Guard, non ho grandissima esperienza con il root, ho fatto un paio di cosine, ma E mi guard pare. si può fare il root loader oppure si possono fare determinati file che marcati come plugin che vengono eseguiti con priorità massima e quindi se determinate rotte non si vogliono raggiungere perché non sei autenticato si possono intercettare con questi file qua. Quindi è una naming convention che gli permette di essere eseguiti prima degli altri. Se vuoi, ho condiviso. Se vuoi, giù più un attimino la schermata del root loader, Vai. che è quello qua. Ok, che quindi non so se immagino questo qua, no? Facesse riferimento, no? Anche tu, Giorgio? Sì, root loader o se no ancora meglio i plugin. Ecco, questo mi sfugge proprio invece. E cosa intendi per. Dovrebbe esserci una parte della documentazione. Cerco, dimmi plugin. Questo su Cerco. Quick City. Sulle avanzate. Tanto che mi dici tu cerchi intanto un'altra differenza qua, per quello parlando di Interceptor, qua comunque c'è usa fetch nativo, che invece,
il Next, non so se hai notato, Giuppi, che in realtà l'hanno completamente wrappato, sì. Fetch, no? Sì, per gestire, sì, caching, robe, altre cose che, di cui non ho capito molto. Cioè, un sacco di problemi a capire come funziona la cache di Next. Ho fatto mille prove, alcune volte non mi quadrano le cose ancora, però erano i primi tempi, devo rimettermi un attimo a riprovare il tutto. Sì, sì, però capisco il panico ogni volta con fetch e la cache. Però in questo caso, per esempio, esiste... Facciamo un caso d'uso classico. Quindi io faccio un fetch iniziale dei dati, quindi mi trovo tutto sul server. Mettiamo che qua vado a richiamare una server function, non so come si chiamano quelle server dollarino, in cui vado a modificare questi dati. Questa funzione mi... Nel componente, tu dici... Sì, adesso io sto ipotizzando. Il componente, facciamo finta che faccio, che so, una to-do list, facciamo finta che questa sia una to-do list. Quindi nello use product details, sempre a casistica, mi faccio dal DB, oppure comunque lato server mi prendo tutti i miei to-do, me li ritrovo poi nel mio componente, e poi nel mio componente faccio crea nuovo, chiamo una funzione sul server. Cosa fa? Me la restituisce? Devo aggiornarmi lato client, la lista? Non lo so. In realtà la chiamerai sul server, ma lato client, però quando fai un add new, farai una normale, sì, post. Sì, sì, no, io intanto con quel server dollaro forse si potrei chiamare una... Io non lo userei il server dollaro in quel caso, okay, lì, però probabilmente si potrebbe usare, nel senso anche lì. Però comunque sì, alla fin fine farei una normalissima post in quel caso. Non so cosa consiglierebbe anche Giorgio, che qua è lui il master, però in realtà la farei molto alla React da quel punto di vista di poi. Okay. No? Io stavo cercando la documentazione, se puoi ripetere la domanda. Intanto Fabio ti ha girato il link, sì, ecco, di questi plugin che dicevo. Stavo facendo un classico scenario, quindi ho un componente che al lato server, prima del render, fa una query sul DB o quello che è, facciamo una to-do list classica, quindi il componente me li mostra, poi ho un tasto crea nuovo che fa una chiamata verso il server, quindi magari con un server dollaro, come diceva Fabio, con una post, e poi voglio aggiornare senza, la mia lista. Senza server dollaro in quel caso, non lo metterei in mezzo, io quello dicevo, non mi sembra... Mi sembra. E dopo vuoi aggiornare questa lista? E dopo, giusto, aggiorno la lista che renderei. Io chiamerei una normalissima fetch, aggiornerei un signal con i dati aggiornati. Però allora, o così, o puoi fare con, o se no, puoi farle con il root action. Praticamente i root action servono per manipolare le form. Dove sono? Che in realtà, secondo me, questo è quello che intendeva prima Giuppi delle action di Next. Non vorrei dire una cavolata. Root action, dove sono? Eccole qua. Ok, praticamente puoi dichiarare una forma. Vedi che qua l'oggetto form non è il form nativo dell'HTML, è un piccolo wrapper sopra alla form ufficiale, cioè vanilla HTML. E quando tu fai il submit di questa forma, viene passato a questo root action. E questo codice dentro il root action, quindi la funzione quella sopra, viene eseguita lato server. Quindi se devi fare un update al DB. E un'altra cosa è che se tu hai dei root loader, quindi delle funzioni che caricano il dato, vengono rieseguite. Quindi fa l'inserimento e anche... Lo fa in automatico, lo fa. Cioè, ok. Sì. Perché fa un dietro le quinte fa un refresh della pagina. Ok. Istantaneo, ma lo fa. Però sono l'unico a cui non piacciono queste action qua, io non mi ci trovo, non riesco a abituarmi, però ho visto che ormai tanti stanno andando, no, di questi nuovi framework in questa direzione. Mi viene poco intuitivo usare se devo fare la classica, no, operazione CRUD, come volete chiamarle, delete, eccetera. Mi viene più naturale metterci qua... Ti vieta di poter fare una tua... No, però ero curioso di capire, no, se effettivamente anche tu ti trovi a tuo agio, cioè ti viene automatico ormai farlo in questo modo o ancora... Ti viene da pensarlo vecchio stile. Dipende da cosa devo fare. Se devo fare tipo una cosa, una patch, magari non devo toccare io direttamente il DB, chiamo con la fetch, perché magari il DB lo manipola, non so, un backend che sta da qualche altra parte, chiaramente. Sì. Se invece devo fare io da scrittore all'interno del DB, allora mi torna utile avere una root action. Ah beh, chiaro, dici se devo usare un ORM o qualcosa, insomma. Sì. Ok, qua in quel caso giustissimo, assolutamente.
Ok. Allora io rifaccio la domanda perché a questo punto mi sono perso un pezzo. Server dollaro. Beh, in Quindi quel caso fammela avresti vedere qua. potuto, avrebbe, guarda, vedo che Qual è chiedo la io, guarda, differenza? scusami anch'io, perché a questo punto avresti potuto comunque chiamare una funzione col server dollaro, fare la stessa cosa che facciamo qui con un ORM, quello che è, poi salvarti il dato in un signal e aggiornare il dato della pagina, Sì, giusto? potevi fare anche così, sì. Col Sì, giusto perché no, ti chiedo per conferma anch'io, anche perché io server lavoro. dollaro è per poter eseguire qualcosa lato server. Che poi tra l'altro prima volevo aggiungere che adesso c'è server dollaro che è fornito direttamente dal framework, ma nulla vieta di potersi fare il proprio, non so, ABC dollaro che ti fa poi le tue cose, insomma. No, non l'ho capita questa. Cioè, se io ad esempio voglio fare, c'è già una libreria che fa worker dollaro per eseguire il codice all'interno del service worker, piuttosto che all'interno del server o all'interno del browser, o potresti fare la tua implementazione, Ma potresti perché fare le tue Quick, cose. tu dici perché Quick permette di farlo o contribuendo al framework, intendi? No, perché Quick permette di farlo. Ah, È interessante. ok, interessante. Non mi viene in mente Cioè, nulla da questo espone le però. API che per poterle fare se Ma uno avesse fighissimo. bisogno. Beh, io solo per fare un giuppi dollaro penso che proverò a farlo, anche se non ci faccio Esatto. niente dentro, è cioè, bellissimo. Infatti, infatti. Super. No, vedi, c'è un sacco, no, dicevo giù, perché anch'io, no, sono nuovo, qua, cioè, ci sto lavorando un pochino, ho fatto anche il mio nuovo sito, in realtà, con Quick per sbatterci un po' la Ok. Ok. testa e via dicendo, però anche tanta roba nuovissima anche per me, quindi. Certo. Però vedi, ci sono tutte queste chicche qua, no? Che non le trovi altrove, no? Poi dici, uno vive bene anche senza, per carità, abbiamo vissuto con jQuery per anni, no? Però tanta roba, no? Almeno Dopo una c'è boccata anche d'aria fresca. validators che sono Questi qua, data validator, eccoli qua. praticamente puoi aggiungerci il validatore alle root action quando tu fai una posta di una forma. Ah, ok. Te lo valida già in Certamente. automatico. E c'è Zod e anche Valibot, che è una nuova libreria che è un po' più performante, diciamo. Interessante, Questi non ne ho Valibot. proprio provati ancora, devo Valibot, dire la sì. verità. Sì. Poi un po' come tutti gli altri, no? Insomma, tutti gli altri, tutti i nuovi framework, gli endpoint custom. E un'altra cosa che non ho provato, se non sbaglio. Ecco, guarda, due curiosità. Uno se può fare static site generator, no? Se non generation, se non sbaglio, non l'ho ancora Sì. provata. E questa cosa. E l'altra, che in realtà mi sconvolge un po' questa cosa, ma anche in Next, se non dico una cavolata, single page application, no? Posso anche farla Sì, diventare. io adesso sto facendo un progettino aziendale open source in Quick con single page application. Scusa la domanda stupida, non Ok. mi viene in mente neanche il caso, ma posso fare anche un parte del sito in single page, qualche pagina renderizzata lato server? No, mi sa che devi scegliere a monte, no, sta cosa. Sai, tipo faccio il back office, lo faccio come single page e il front lo faccio in server side rendering, no? Faccio un esempio. Boh, Ma avresti questa due domanda stupida. repository Come lo diverso? scegli? Come lo scegli questo? Se Beh, no. fare server side rendering e ci sono le integrazioni. Se vai qua sempre nella documentazione, Sì, dimmi dove che non so questa. sotto c'è integrations. Sì. E qui hai tutte le integrazioni, praticamente tutto ciò che è qua dentro le integrazioni, tu scrivi quick add e lui ti aggiunge, ti configura già tutto il progetto per utilizzare ad esempio Rama o poter utilizzare il 18N Prisma. Turso, sono curioso di sapere cosa sia, non lo conoscevo. Turso lo sto utilizzando io per Quick Insights. Ok. Comunque, ecco qua il Abbastanza comando che dice. interessante. Ok. Ah, no, non lo conoscevo, dico la verità. Ma perdonami, ma è possibile scegliere anche. Boh, questo lo do per scontato perché sennò sarebbe un passo indietro. Una pagina server side rendering, una pagina SSG. Sì, quello da Presumo, configurazione si può fare. no? Sì? Ok, Sì, cioè, sì, sì, sì. non so, non immagino come, in realtà neanche io qua, ma sarei curioso di vedere come. No, appunto, l'unica cosa però siccome non ti vedo convinto, no? Sarei curioso di sapere poi se la chiedi sta cosa. Tu hai detto due repository diversi, no? Per il back office,
E questo, però, per esempio, adesso come adesso, la mia applicazione dei quiz di prima ha un'area riservata e un'area pubblica, no? Tra virgolette, che il client è, no? Sempre una single page application, una protetta, però, e l'altra è visibile. Chiaro, avrei potuto fare due progetti, ma mi viene più comodo farne uno solo. Allora mi chiedevo, no, se ci fosse questa possibilità, e sarei curioso. Ma protetta in che senso? Cioè, non ho capito. Guarda, il tuo caso d'uso. Un back office protetto da un login, da credenziali. Ah, ma quello, sì, sì, quello sì, lo puoi fare. Pensavo però tu volessi... Ritendo come single page application, però. Ok. Quindi, cioè, perché... Cioè, dico una cavolata qua, se... La single page application sì, lo puoi fare con Quick. Cioè, esatto, quindi avevo letto da qualche parte, non ho mai provato. Cioè, intendo che probabilmente, non so, mi immagino che non abbia più l'ottimizzazione con i loader e con i chunk, che abbia un unico... che sia client-side rendering, tra l'altro. Mi immagino questo io. Ah, client-side rendering, però sempre comunque ti scarica il chunk quando vai a interagire con la pagina. Solo che non puoi sfruttare le funzioni... tipo root loader, cioè le funzioni. Probabilmente che la domanda che potresti farmi è perché non dovrei averne bisogno, forse questo, forse. No, io ad esempio, come ti dicevo, sto utilizzando per un progetto interno aziendale, sto utilizzando Quick single page application. E mi viene a chiederti allora io perché lo usi, cioè sono io che ho fatto la domanda all'inizio, ma mi viene adesso, sto cercando di pensare anche io ai casi d'uso, approfitto anch'io. C'è un link che ci girano, se riguarda questa tua risposta, che in Quick do spa. Ah, eccolo qua. Sì, perché l'avevo letto anch'io, ma non ho mai provato. Ah, aspetta, non riesco però a fare copia e incolla dal... Però, aspetta, questo su Quick Builder. Aspetta che lo copio. Quen Quick Do... Ma penso sei già giusto, sai. Ah, sì, forse era là sotto dove eri prima. Era già sotto qua? Era già la pagina giusta. Ah, qua. C'è. Ok. Boh, adesso è inutile andare nel dettaglio, ero... Più che altro ero curioso. Se con i link component fai la client side navigation, però proprio in modalità single page application non si può fare. Ok. Se tu vai... Sì, ma boh, ma me lo riguardo, certo. Tanto, in realtà la vera domanda, questa l'avevo letta, era la domanda se si potevano mixare le cose per farmi il back office, per esempio, appunto, come single page, il front, però facendo un unico progetto, invece che fare due repo differenti, era questo, insomma. Ma vivo bene anche senza... questa certezza. Adesso ti giro il link qua nella chat. Ti ho girato il link nella chat. Thank you. Questo? Sì, questo praticamente sono i template di Vit, e vedi che alla fine c'è quello di Quick. Sì. E quello è un template che fa... single page application. Ok. Certo, con Vit. Però lo imposta come single page, a quel punto non posso più far server side rendering in qualche pagina. Esatto. Questo è il succo della domanda. Esatto. Okay. Ok. Super, grazie. Infatti vedi giù, mi sfrutto anch'io qua per chiedere. Ce l'hai. No, non hai fatto vedere il discorso plugin, che avevamo detto che per fare le guardie si può utilizzare plugin. Sì, ti avevo girato nella... bravo. Chat. Infatti, ha ragione. Oh, questo non ho proprio idea neanche di averlo neanche mai letto, penso. Quindi possono essere creati nella root. Appunto, possono essere creati nella root, gestiscono le richieste prima di qualsiasi altro layout, eccetera, eccetera. Okay. Anche del root, cioè prima di tutto proprio. Che ne avevo molti... Oddio, la doc adesso è finita qua, ho visto adesso. Bisognerebbe stenderlo, perché è multiple plugin TS file. Ok, ecco, se vuoi estenderla, sapevo che me la dicevi questa cosa. Mai dire a Giorgio, guarda che qua si poteva, perché te la affibbia come cosa? Però no, è bello, no, però devo prima capire che cos'è. Però ok, ecco, no, troviamo tra l'altro la figata anche di aver poco contribuito a questo, è che è un progetto nuovo, no? Effettivamente non si va a contribuire al core, che bisogna essere sul pezzo, no? Per quello, no? Però ci sono un sacco di cosine che si possono fare, sia lato documentazione, ma anche appunto nel progetto principale, magari a latere, no? del cuore, e anche su Quick UI ce n'è di roba da fare là dentro, che, ripeto, magari uno non è forte sui componenti, ma sa fare siti web, no? Penso, Giorgio, no? Che ci aiuti a fare sito web, sì, a migliorare, sì, a curare più dettagli, no? E... Sì.
insomma, sì, può essere un'occasione per iniziare a collaborare, perché per capirci, per iniziare a fare una PR in Angular, penso che non sarei neanche in grado di farmela provare, o anche probabilmente per un Hello World, forse sulla doc potrei provare a lavorarci, anche quella penso che sia difficile fare. Questo è un bel progetto con gran potenziale, dove in realtà è già più facile entrare, se è ancora piccolino, ci sono poche persone, figo, perché sì, puoi avere un'interazione con, sì, con il team, che è una cosa bellissima secondo me, ma proprio, cavolo, insomma, ti ascoltano, no? Mentre capisco anche, non che in un Angular React non ti ascoltino, però sai, c'è ancora tutto che deve crescere, quindi è una bella occasione secondo me per iniziare a fare qualche contributo. E poi è bello, almeno dal mio punto di vista, perché se c'è qualcosa che non funziona posso comunque sistemarmelo. Cioè, ad esempio, stupidamente, non ti piace la documentazione del plugin, ok, prova a fare una PR e arricchirla. Sì, sì. Infatti. Mentre Simone sta facendo tutto un suo discorso, quindi... salutiamo Simone. Simone era quello che prima era arrabbiato, che ci diceva che stavamo... sta andato a letto, è tornato, sta dicendo... Però, vabbè, lasciamolo un attimo in pausa. Vabbè, ma, poi magari facciamo resumability dopo del discorso. ripesco quest'altra domanda che era... Ci sono casi in cui è sconsigliabile usare Quick? Non ha la parte tipo React Native al momento. Interessante. Cioè, con React c'è il React Native, con Quick non c'è Quick Native ancora, quindi se hai bisogno di quel caso d'uso lì speciale, al momento non c'è. Ok. Però per il resto mi verrebbe da dire di no, nel senso che la tua applicazione sia piccola o sia un'applicazione più grande, comunque ne trai beneficio, soprattutto nei tempi di startup dell'applicazione stessa. Anche del JavaScript che devi scaricare. E su questo c'è qualcosa così che dietro le quinte sta partendo da questo punto di vista su cross platform? Ci sono delle persone all'interno del Discord che stanno provando a utilizzare Quick all'interno di applicazioni mobile, quindi non so, magari okay, qualcosa ne nasce. Ok. Allora, vediamo qua, vediamo se ci sono altre domande intanto. Ah, questa l'abbiamo vista, poi forse ti ha risposto Fabio. Io gli avevo mandato qualcosina, Marco Casomai lo conosco. Sotto nella documentazione c'è deployments, che prima dicevamo come si fa a fare static site generation. Mi sono perso, dove c'è integration, okay. E qui sempre con quick add puoi configurare l'applicazione per fare deployment su Vercel, Azure e tutte quelli che ci sono nella lista, insomma. Sì, sì. Tra cui c'è anche lo static, se non sbaglio. No, qua forse no. Però comunque tra le integrazioni, cioè, quando faccio... forse c'è un capitolo a parte. Per guarda, infatti eccolo qua, l'avevo trovato. Sì, non ho proprio provato, infatti sarà da... Ah, proprio bisogna aggiungerlo, ok. Ok. Un adapter. Vediamo come mi metto a fare... Fai build e ti genera tutte le pagine. Sì, 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 sì. Ok. Viene sempre da pensare come si possono mixare... Dynamic, static, site generation routes. Cosa ti dice? Ma questo penso sia per generare quelle parametriche, no? Quindi quando vuoi generare, che ne so, n pagine, no? Quindi, sì. Però boh, me lo spugio così, Giorgio, ecco, un'occasione per rivedere qualcosina e casomai parlarne un attimo, fare questa domandina, dai. Bene, bene. Io Gioppi, qualche domanda. Curiosità? Infatti volevo dire se non c'è qualche curiosità strana che ho visto che... Una curiosità? Fatto. Sì, sempre su Quick intendo. Cioè, beh, non male, i dubbi quali erano? Quando usarlo? Perché usarlo? No? Che sto pensando, insomma, anch'io quello che potrebbero essere curiosità anche per gli altri, no? Sì, di base a me anche così parlando con un po' di persone, per chi magari già è un po' sovraccaricato da tutti i framework JavaScript, magari si è avvicinato da poco, è dura da digerire che oggi ce n'è uno nuovo, che più fa...
Però a me sembra che quello che è emerso anche chiacchierando con voi, che comunque l'approccio qua è diverso ed è molto interessante. C'è la resumability, il fatto di avere comunque JavaScript praticamente a zero, ma i chunk, tutto serializzato. Bello, magari sono cose che non dicono niente subito, però almeno per me è subito invece una cosa interessante da vedere, anche perché poi arrivando da React, dal Next 13, da tutte le novità che ci sono state, entrare lì, Quick, con questo logo che arriva così, mi sembra invece un po' più fresca. Poi c'è la DevEx, ne abbiamo parlato l'altro giorno con Adriano qua di Vue, di come la Dev Experience fosse migliore rispetto a React per certi versi, poi torneremo a parlare con Adriano, che ha opinioni troppo forti per questo canale. E qua, da quel poco che ho visto, a parte la parentela con React per il JSX, mi sembra che la DevEx sia curata, cioè ci sia un occhio, o sbaglio. Sì, sia quello che anche ai Core Web Vitals c'è una particolare attenzione. Tra l'altro la parentela con JSX è voluta, nel senso che per non stravolgere gli sviluppatori e prendere, diciamo, la fetta che attualmente è su React, è stato pensato di utilizzare lo stesso modo di fare templating. Certo, sì, questo è la prima cosa che salta all'occhio. La prima cosa sembra proprio il toh, hanno messo React dentro component dollaro, quindi ce la Sì. posso fare. Però ho visto delle cose carine, dimmi se sbaglio o mi sto confondendo con qualcos'altro visto questi giorni, il fatto che viene reso un po' comodo, quasi fosse un two-way binding sugli input, che però in realtà è solo un automatismo che fa. C'è bind due punti value, ti Ok. permette di mettere il signal senza dover dichiarare long change, fa direttamente lo Perché lo fa dietro le quinte, fa però. dietro le quinte, sì. Ah, ok, questo è carino, però che sia. E questo è proprio DevEx, mi sembra, no? Cioè, Sì, è comunque. preso da Svelte. Ci sta. No, però appunto. Sembra un React con una DevEx migliore, per certi versi, però io ci ho giocato troppo poco per dirne No, effettivamente una. rispetto agli altri framework è quello che cambia un po' le carte in tavola, mentre non saprei perché, al di là di fanatismi, dover scegliere Next piuttosto che SvelteKit, intendo, o quant'altro, perché comunque sono tutti che fanno hydration, qui proprio il modello è diverso, proprio Sì, sono dei concetti diversi. questo salta all'occhio proprio. Tra l'altro, c'è nel showcase di Quick, ci sono tutti una serie di esempi di applicazioni che stanno utilizzando in produzione Quick. Vediamo di Nello show, trovarlo. aspetta, cioè, Fabio, Dentro, dentro. ti Eccolo. rimetto il schermo qua. Ho Showcase. Ho avuto un momento di panico perché mi si è frizzato tutto e mi si rallentava la trackpad. Quindi ero lì che cercavo di killare applicazioni. Sembra che sia tornato tutto in vita. Ok, quindi c'è Qui un qua po' sono di tutta una roba. serie di applicazioni che utilizzano Quick. In più, se vai sopra col mouse, ti dice anche i Core Web Vitals come Ah, vedi che stanno forte. messi. Ah, E se vai figo. sotto, c'è anche quella che avevo fatto, proprio la famosa che ho iniziato a collaborare con Quick. Se vai, scrolli un po' Sì. sotto. Lo stavo guardando che qui bisogna migliorare, questi. Cioè, ma se tu lo apri, magari quello ha tante animazioni. Però Animazione, esatto. questa E quali? E centrale qua, questa qua, questo qua? Che sì. Questo è proprio è il quello di mio prima. esperimento, sì. Ah, non è quello di prima, quello Storefront No, Pro. no, è un altro. E questo sì, questo è il link per il progetto. Tra l'altro anche questo, se volete contribuire, poi ci sono io che vi instrado su come potrei aiutare. Se vuoi Certo. rientrare, Dove dici? Ah, dici. vedete. Okay. Sul progetto, se tu scorri giù, Sì, scusami. questo qua centrale. Qua. In alto c'è il link al GitHub, lì dove c'è il mouse. Questo era. Sì.
Ah, ok, Get Your, pensavo che mi stessi vendendo qualcosa. No, questo è il repository dove sono maintainer e alla fine ci sono due o tre cosettine da fare, o comunque se avete piacere di provarlo, questo basta scaricarlo, funziona con un server vero che è pubblico e quindi potete provarlo nella vostra macchina. Il server intendi vero nel senso che c'è un c'è un GraphQL dietro le quinte pubblico e quindi interagisce veramente con un server, mentre quell'altro erano dati diciamo in memoria, questo qui sono dati veri. Delle chiamate GraphQL. Ok, anche qua Oktoberfest, secondo me in questo momento gustare l'interesse. Questa domanda magari è un po' difficile, però insomma ci può stare. Worst practice. Use visible task sicuramente, però andiamo già troppo sul dettaglio, no? Mi sa. Cioè di non usare use visible task, usare server dove è possibile. Quindi mai andare su client. Me la ricordo perché ne abbiamo parlato in Quick UI tante volte di questa cosa. Sì, caricare troppi JavaScript direttamente in linea dentro la pagina, metterli direttamente nella parte. Per esempio, io ho un problema, infatti, che devo capire come smarcare. Questo qua è fatto in Quick, tra l'altro, l'ho aperto molto velocemente, se avete notato, no? Ho fatto un configuratore, no? E qui c'è un problema. Che ti ricordi che te lo accennavo, no? Che io uso TwinMax. GSAP, okay. Non sei presente, l'applicazione quella per fare le twin, chiedo a Giuppi, no, in realtà se hai mai usato GSAP. No. È sempre per fare le animazioni, il tutto per fare sta cagata qui che potevo farla probabilmente in altro modo. Ok. Il carrellino che va sempre lì, no? Cioè tutta sta cosa che sono 100 kilobyte di... In realtà era un mio esperimento per capire come potessi integrare questa cosa. Onestamente adesso mi pare che vada anche abbastanza bene, però non vorrei dire una cavolata, ma che simpatica secondo me sta cosa, cioè da capire aspetta che tolgo qua, non mi ricordo il momento anche che questo qui, era un vecchio, pensavo che ci fosse un console log con scritto qui, ma mi sa che potrei averlo lasciato davvero. Allora, qua no, era carino far vedere questo, se Giorgio ci vuoi dare qualche commentino a riguardo, no? I famosi chunk. Sì. Sì, è vero. Oggi abbiamo provato a vedere al click partire una chiamata, arrivare il JavaScript. Esatto. È interessante. Questo mi carica tutto, però volevo vedere una cosina. Aspetta, vediamo se era qua. Non mi ricordo più, perché adesso è in beta, nel senso che ancora non l'ho rilasciato, devo finire le ultime cosine. No, c'era già, perché mi ricordavo che c'era il momento in cui caricava effettivamente... Aspetta che lo mettiamo sotto. La libreria... Che era un bel macigno, no? Effettivamente. Mm-hmm. Guarda che qua sei con disable cache. Dove dici perché? E quindi... E quindi no. Non te le prende dal service worker? Tu dici che per quindi non va bene, però in realtà mi faceva... Vabbè, comunque... Ma volevo vedere il momento in cui effettivamente... Qua, cioè era il succo del discorso che volevo far notare, che se qua non vedo ancora TwinMax caricato, non mi ricordo più dove succedeva questa cosa, faccio aggiungi, no, comunque ecco, tanto per dire questo qua, eccolo qua, no? Giusto per far vedere quel discorso del chunk che dicevamo prima, ho cliccato sul pulsantino e mi ha caricato solo il pezzo di codice che è servito quel pulsantino per funzionare, qua crea un nuovo percorso, in realtà non so perché mi ha caricato questo, ma per esempio se vado qua, non trovo più dove è TwinMax che mi pesa un botto. Aspetta che refresh senza cache. Comunque, no, al click, tipo svuota carrello, vediamo un po'. Eccolo qua, lo svuota carrello, ha caricato solo i file che sono necessari. Volevo far vedere i famosi chunk, no, caricati quando chiaro, necessario. E visto che ci siamo, umiliamo, ormai visto che oggi ho fatto già brutte figure col tool, vediamo l'ultima brutta figura con questo. Quick è lentissimo, la live Colpa però di sempre colpa dello sviluppatore, mi sa, in sto caso. No, comunque tenendo conto che c'è sta libreria di animazioni che completamente, non è male per non farci, ciao, in modalità mobile, tra l'altro, l'ho lanciato il qua, dov'è? Mobile, che di solito è anche più permaloso, no? No, è vero.
Comunque, tenendo conto, ecco, sai cosa? Che l'altro vantaggio, poi adesso lasciamo anche andare Giorgio, più che altro povero, che se no magari volevate chiudere la live. L'altra cosa che la figata è che in realtà ti viene tutto gratis, no? Anche diciamo in Next o Astro, in questi nuovi framework, in realtà uno si può chiedere, ma perché servono questi nuovi framework? Io non è che abbia fatto queste grandi ottimizzazioni, anzi direi quasi per niente, fatto nulla. Lo avvii la prima volta e già hai questo grado di performance. Poi ovvio che per la SEO, no, devi metterci tu i meta e altre cosine che certo servono, descrizioni e via dicendo, no? Però insomma, poi non so se per chi non ha mai usato Lighthouse, lo dico anche per loro, poi è una figata, perché comunque sia alla fine poi ci si mette qua e uno per uno si correggono appunto eventuali tutti i problemi. Tra l'altro total blocking time zero, tra l'altro molto valido, certo, come valore, e questi qua insomma sono alla fin fine il large content full, è l'immagine più, probabilmente l'immagine o il testo più grande della pagina, no, che c'è, quindi ci mette 1.7, però finché in verde siamo contenti. C'è un altro parametro da tenere in considerazione, ma sai che non so se lo metteranno in Lighthouse, che l'INP, non so se avete visto l'INP, che sarà il parametro interaction to next paint, no? Quello sarà il parametro, da quello che io ho sentito, che anche dai, tra l'altro abbiamo nel gruppetto Facebook, abbiamo proprio un ragazzo di, scusatemi, Telegram, che lavora nelle Google Web, e tra l'altro te lo potrei presentare, Giorgio, adesso che ci penso, lavora nelle Google Web Performance, proprio nel team, e c'è nel gruppetto Telegram, e ogni tanto ci dà un po' di dritte, e in realtà si parlava del fatto che appunto sto parametro, interaction to next paint, sarà probabilmente quello che sarà preso in considerazione da Google per darti punteggi maggiori in assoluto, no? E che è praticamente il tempo in cui diventa interattiva la tua pagina, insomma, tutti i suoi criteri particolari, no? E su quello sarà da puntare il più possibile. Mi veniva quello quick, quindi sarebbe... Dico quick, quindi sarebbe molto avvantaggiato su questo. Sì, su questo sì. Sì. Tra l'altro io nella chat privata ho preso un esempio dallo showcase di un sito che ho visto passare la PR per aggiungerlo allo showcase qualche settimana fa, ed è molto figo, per quello, per tornare al discorso se è pronto per la produzione o no, sì, perché è abbastanza complesso come sito. Hai messo un link, mi hai messo? Nella chat privata nostra. Eccolo qua. Questo qua, se tu tipo vai su events in alto. Ok. Ah, sì, forse il menu a tendina volevi. Sì, no, tipo vai su... cosa c'è? Madrid, c'è cioè Monaco. Tra le varie città, quelle sulla sinistra. Sì. Ah, queste qua dici, ok, sì. Prendi, non so, Parigi. Ok, uno. E fai tipo book now. Cioè, vedi che comunque questo è fatto tutto con Quick. Ah, ok. Questo è un sito vero che funziona? Sì, sì, è un sito vero. Quindi okay, vai qua a fare una query. Tipo, apri, non so, uno a caso. Un hotel a caso. C'ha le sue foto. Insomma, sì, è un sito vero, funzionante, con Quick. Con Google Maps. E infatti stavo vedendo qua mappettina, insomma, ok. Questo è un uso abbastanza completo, mi sembra. Sì. Infatti. Sì, no, comunque snello, veloce. Ok. Ma secondo voi, per chi si approccia magari dice ok, bello, ma... Se volessi imparare qualcosa che mi possa essere utile, tra virgolette, per lavorare, quanto Quick è lontano ancora dall'avere questo? Oppure voi che siete magari dentro, siete già così, avete già questo, sentite di un po' di interesse dietro Quick, possibilmente? Io sono di parte. Esatto. Dai, vai prima, abbiamo opinioni probabilmente discordanti, secondo me è un po' lontano, cioè prima che un'azienda adotti questo, a meno che non sia la startup o chi fa prodotto che vuole provare su una, magari una piccola parte di applicazione, far cosina, o un sito web, o che ne so, una parte di app, o un'applicazione che non è quella da 5-10 anni di evoluzioni che ci saranno, e allora ti dico che probabilmente lo userei anch'io da subito.
fossi la banca X che devo mettere un software in produzione, non lo so, mi sembra un po' prestino, ma non perché non vada bene, solo presto, già per l'ecosistema, certo, no? Che gira attorno, che ancora un po' manca, no? Di cose, però adesso non mi vorranno più nella community di Quick per questo motivo. No. Però facciamo diciamo in modo che sia pronto. No, è presto, semplicemente, c'è un produttone, secondo me è super, però sai, mi mancano un po' di UI kit ancora tanti, perché ce ne sono, ok, quei due lì, però o non mi funziona ancora uno storybook e cose così, un po' mi sta sulle scatole, no? E quindi così. Però Giorgio so che magari non la pensa come me, per carità. No, in realtà penso che nei prossimi, ancora per i prossimi 6 mesi, rimangano le tecnologie che ci sono adesso. Penso che tra 6 mesi sia utilizzabile più che da tutti quanti, insomma. Sì, sì, magari no, può essere anche un ottimo modo per anticipare, tra virgolette, un possibile. Se sei una web agency che magari devi fare proprio un sito rivolto al pubblico, dove proprio le performance, o hai un servizio pubblico dove le performance fanno la differenza, proprio anche in termini di business, certo, io ci farei una pensata. Chiaramente se devo fare il back office, e magari ho anche già tutto un mio libreria di componenti, aspettare un secondo in più all'inizio della mattina non ti fa la differenza. Quando no, si apre, magari ci mette un secondo in più, pazienza, insomma. Sì, è chiaro. No, comunque, tra l'altro, questo è interessante. Sì. Tra l'altro, stavo guardando il dev tool di quel sito che ho visto prima, che vi ho girato prima, che abbiamo visto per esplorare gli hotel e quant'altro. Hanno fatto una cosa furba, cioè le prime pagine, che sono quelle probabilmente più raggiungibili da Google per essere indicizzate, le hanno fatte con Quick. Poi, man mano che vai a esplorare gli hotel, cioè, passa un'applicazione Angular. Dici quindi la merda, la parte lenta. No, non ho detto questo, ho detto che magari no, loro però avevano già un'applicazione in Angular. Sì, ho capito, e stanno pian piano, no? Sì, infatti. Ok. No, io stavo smanettando da un po' su questo tool qua, che non so se perché il sito ancora non è online o meno, che era una cosa simpatica, quindi scusatemi, vedo che ancora state condividendo, no? Vai, spero. Infatti quindi, a un certo punto non sapevo se stai facendo, infatti tu hai detto ancora li sto condividendo dati sensibili. No, in realtà è da mezz'ora che sto cercando di avere dati per concludere il discorso dell'interaction to next paint, no? Che era, non so se lo conoscevate, questo tool, siccome poco noto, era una cosa simpatica, no? Questo crux di Chrome, no? E anche l'ho scoperto quando in sto periodo mi sto studiando anche un po' di core web, però non capisco adesso perché non trova dataset eccetera, e in realtà dovrebbe trovarmi, c'è quel quadro che non cosa. Comunque questo qua è un ottimo, praticamente, perché l'interaction to next paint, no? Alla fine un altro questo qua, no? Chrome UX report, eccolo qua, Chrome user experience report, praticamente fa delle analisi dei siti web già esistenti che hanno già un po' di dati su cui bene o male poter lavorare, insomma poter fare indagini, e ti danno delle metriche più realistiche, no? E l'interaction to next paint in realtà è una metrica che non può essere calcolata da Lighthouse facendo l'analisi semplicemente dell'output del tuo sito web, ma necessita di analizzare realmente le statistiche degli utenti, no? Che poi vengono inviate. E qui è figo perché si può vedere, no? Questa cosa, per dirci. Una delle cosine che si può fare quando si ha un sito web è metterci anche degli observer sui web vitals e monitorare l'interaction to next paint. Si vedrà in quel caso che non viene calcolata a priori, ma quando l'utente inizia a interagire, no? Quindi scrivono un campo di input quanto tempo sta per interagire, no? E farmi vedere dei dati. E questa è la metrica che appunto verrà usata. Solo che qui stavo cercando di mettere un sito a caso dei miei, questo che bene o male è di nastro, fatto da tanto tempo, di solito funziona, ma oggi guarda qua, sta pensando, non mi dà nessuna informazione, magari adesso oggi ha qualche problema, non ne ho idea. Quindi no, era comunque, siccome era figo sto sito, volevo dare questo spunto per dataset confermo. Boh, adesso non ho idea di cosa mi chieda. Vabbè, però è comunque da tenere traccia, perché è molto figo questa cosa. Sì. E qua si analizza di Next Paint, no? Che analizza più o meno le interazioni che ci sono state sul tuo sito web, in poche parole, se ha già un certo traffico. Certo, non è che servano grandi numeri,
Boh, tutto qua per farvelo scoprire un po'. Però non si sa perché c'è un error, community connector error. Boh, c'è qualche problema. Questo non l'ho sviluppato io però stavolta. Va bene. Smarcati da questo bug. Almeno uno. Ok, direi che sono venuti fuori parecchie cose, è una bella panoramica, almeno io personalmente voglio fare cose su Quick il prima possibile dopo questa chiacchierata, perché è veramente veramente figo. Poi ripeto, Oktoberfest, io vengo a collaborare ovunque. E poi salutiamo Simone, che ormai ha perso completamente il polso della chiacchierata. Forse Gianluca prenderà lezioni da lui, va bene. Però è stato veramente interessante, veramente grazie a entrambi. Poi avere comunque riferimento a una persona così vicino che ci racconta le chicche di retroscena, qualche spoiler, è veramente una grande ricchezza. Quindi grazie Giorgio. Veramente è stato per quello, un piacere. Mi ha invitato per parlarvi, perché mi avevi invitato, mi detto, parliamo di Quick. Aspetta che ti chiamo Giorgio allora, perché io lo attacco. Metto, ti gioco, contribuito un po', ma abbiamo lui. Infatti grazie, ciao, Giorgio, che mi hai detto subito. Prego. Di sì. È stato un piacere. Grazie Giorgio, grazie Fabio sia per essere venuto che aver portato Giorgio. Ho fatto reporting per le due cose. Figo, è stato bello. E niente, allora, poi io arricchirò domani, che oggi no, la descrizione con tutti i link vari, soprattutto di vari repository per poter partecipare, perché appunto è un ecosistema giovane, quindi ce n'è, e appunto Giorgio, come avete visto, è disponibile, Fabio è su QuickUI, c'è, quindi si può in qualche modo anche avere un contatto diretto, secondo me è la figata. Ringrazio tutti quelli che hanno messaggiato, soprattutto Simone, che veramente ha colorato un po' questa chat. Io intanto vedevo, non so dove è finito il discorso, ma va bene così. Però io Simone lo vorrei in una prossima live, magari dedicata all'argomento. Ospite. Ci sono. Ospite, se viene. Assolutamente. Hai visto come ha concluso poi da qualche parte? Forse ha cancellato il messaggio, no? Ma non era, mi non sembra lo molto. No, poi perché ogni tanto sì, non lo ripeto in chat, ma era in uno stato alterato da quello che ho capito, quindi sì, infatti è anche simpatico come cosa, ci sta, ma no, ma poi qua, siamo qua a divertirci tutti, quindi va bene, salutiamo di nuovo tutti, grazie davvero Simone, grazie, tranquillo che ci siamo divertiti anche con te, va bene così. E ragazzi, di nuovo grazie, è stata veramente una bellissima chiacchierata. Io vi aspetto per la prossima, per le evoluzioni che ci saranno, che secondo me sarà una figata. Ci vediamo con voi e con tutti quelli che ci saranno al CodeMotion. Eh sì. Giusto? Vediamo lì. Yes. E poi Fabio, ricordati dei premi, perché comunque è tutto registrato, tutto ufficiale. Sì, tanto uno lo conosco che è il collega e quindi... dai, e l'altro non mi ricordo più chi era, ma contattatemi. Quindi, tanto registrato. Contattateci ovunque e avrete i vostri premi, come giusto che sia. Di nuovo grazie a tutti, alla prossima. Buonanotte ragazzi. Grazie mille. Buonanotte. Ciao. Ciao.